C'è qualcosa che non quadra, perché non funziona? Control scorciatoie. Scusa, control. Succede? Perché non va control? C'è qualcosa che non quadra, perché non va control? Ah, vaffanculo. Perché non c'era la cosa numerica. Ok. And its name is John Cena. Ah, dove ho gli occhiali qua? Devo tenere pronti gli occhiali perché... And his other name is Yay! Yeet. Yeet! Peccato che ne possa mettere solo 5, minchia. Avrei potuto mettere anche dei jumpscare, però Ma no. anche non cambieranno, nel senso non cambieranno se il canale avrà potenza, più sub e queste cose, non possono Allora. Mi aumentare quelli, sembra che possono aumentare, in teoria. anche questi con i dark points. Allora, questi con i dark points, non so se c'è un limite. Allora, con i sound alert, sì, con l'estensione sound alert, sì, per ora, però mi pare che possono aumentare. Invece, se metto quelli personalizzati da Twitch, non lo so, non ti so rispondere a questo. Ok. Pensavo di aver risolto il problema, e invece... E invece... Invece il problema risolto. Momento, Stavo stacco dicendo Discord. che... Stacco un secondo Discord. And its name is John Cena. Pi-pi-ri-pi. Niente di che. Ave Così? Problemi di Maria. stomaco. No, dice basta perché sennò tendo laggiù, quindi... Per un uomo della tua stazza hai veramente troppi problemi di stomaco. Non è la minima idea. Una volta ho preso freddo mi sono Sei dovuto troppo far ricoverare. delicato. Una volta ho preso freddo mi sono dovuto ricoverare al pronto soccorso. È la Madonna. Addirittura. Sei andato in Sì. ipotermia? No, lo stomaco mi faceva male al cane e sono dovuto rimanere tutta la notte al pronto soccorso. La troia. Io sono molto... Se prendo freddo mi fa male lo stomaco per molto tempo. Adesso c'è Una troppa aria. dieta. Io perdo... Il naso mi viene disintegrato se c'è troppa aria a freddo. Proprio mi si congela. Deep freeze. Un attimo il volume della live. Potete controllare un attimo il volume della live e dirmi Un attimo. se come se si sente molto il rumore di gioco. Il rumore di gioco. Sento Kate che fa passi. Molto? No.
Corri Kate, corri. Corri ragazzo laggiù. Corri ragazzo laggiù. Comunque stavo pensando a un emoticon che potrei mettere sul canale. Ovvero... Ci siete? Sì. Mm-hmm. Ovvero io... Io che mi metto tipo in posa così. Qualcosa del genere, metto l'aura oscura. Quella voglio provarla a fare io. Darkness. Feel the darkness! Però sento diventare il Gabibbo. C'è un attimo, Andrea, sei diventato il Gabibbo. Bella gente! Strisci! Kate Walker, venga qui subito, per piacere. Devo dirle una cosa. E la Madonna, arrivo! Che succede? Il Gabibbo è una creatura scura. Di puro male. Ma si vede che c'è il cuscino? No, non si vede. Papi è morto, lo share play. Mm-hmm, l'ho visto. Cosa succede qui? La live sembra andare bene. Minchia, forse ho veramente risolto il problema. Oh mio Dio, forse ho risolto il problema del... Che cosa del c'è? Coso. C'è un messaggio per lei. Dun, dun, dun. Messaggio. Si tratta di una convocazione dei rettori. Sono gli alti funzionari dell'università. Vorrebbero parlare con lei. È la miseria. Con me. Sì, con la responsabile di questo treno. Ah, perché adesso sono io la responsabile. E perché questi signori vorrebbero incontrarmi? Non l'hai rimandato. Il motivo non è specificato. Il messaggio dice solo che è molto importante. La connessione è troppo bassa. Ma avete... Adesso la sparata grossa dicendo che pure è buona, superando tutto il bene, record. Oscar? Sì, Kate Walker. Il mio record è tipo... Ecco, laggiù c'è un sistema di caricamento. Verso metà bisogna di buona. Bisogna far avanzare la locomotiva di 50 io metri. Io buona e tre barre. Kate Walker. Istruzioni di pilotaggio della locomotiva, capitolo 3, comma 2. Quando le molle sono buona, distese, il e quando inizia a diventare spostarsi. Buona, a metà. Il treno non può più spostarsi da solo. Dove c'è, ci sono tre barre, poi gialla e bassa, buona e blu. C'è davvero, una, Oscar, la bassa, non mi vuole aiutare a trovare un modo per caricare il treno? Come si chiamano? Se esco dalla locomotiva... Tre cosini. Oscar, credo che dopo aver lasciato Valla di Lenno, Hans Vorarlberg si sia mia in è... questa città. Forse già quella blu il caso con quella blu che riempie metà della parte allora d'accordo con me. Capito? Non c'è nessuna prova mm-hmm. concreta di quanto lei sostiene. Ma il treno basta. Si è fermato perché le molle sono distese. Che e questo succede? È un fatto, Kate Walker. Perché eravamo a uno avrei poco fa? Un po' di immaginazione da parte sua. No. Ce n'è un coso. Oscar dovrebbe fare un giro della stazione. È straordinaria. Quelle vetrate luminose, quegli è alberi esotici e tutti quegli uccelli variopinti. Devo evitare di esporre i miei ingranaggi. L'immagina. Vabbè, sti gran okay, cazzi. Va bene. A dopo, Oscar. Oscar Wilde. Oscar Oscarson. I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Well, if you want to stream on the internet, you kind of have to lose some of your privacy. Come? If you want to stream on the internet, you kind of have to lose some privacy. Lo so, ma è la mia citazione a una canzone. Lo so. Lo so. I always feel like somebody's watching me and I have no privacy. Whoa, whoa. Chissà se un giorno inventeranno una piattaforma dove si potrà fare di tutto. Sia gaming che magari anche... metterà anche nudi, nudità, cose così. Beh, sarebbe potuta essere Pornhub prima che succedesse la merda.
La Grande Depressione. Roba che è proprio il giovedì nero, levati. Non posso passare di qui. Non posso passare. Guarda che morro. It's raining man. Hallelujah, it's raining man. Oh, it's raining man. Hallelujah. Oh, c'è qualcuno. Attenzione. Buongiorno. È arrivata il treno. Lei lo mangiava. Vengo da Valle di Len. È un bel po' di tempo che non vedevo un treno. Ci sono studenti sul treno? No, viaggio sola. Ecco, quasi. Mi ricordo che all'inizio dell'autunno gli studenti arrivavano qui in treno da tutto il mondo per studiare zoologia, botanica, paleontologia, tutte queste cose. Sì, questa era un'università importante. E adesso non è più così? Ok, eccomi. Oggi... Hanno smesso di aumentare i miei punti. Che succede? È da molto che è il capostazione di Barockstadt. Non ho mai fatto altro. Lei è la responsabile di questo treno? A quanto pare no, sì. Insomma, non lo so. Well no, but actually yes. Vuole approfondire le sue conoscenze nella nostra illustre università? Sì e no. Sono sempre alla ricerca di informazioni. Yes, but actually yes. Sembra che lei sappia molto. E il suo treno là dov'è darà sicuramente fastidio. In verità, sono un avvocato Fabio. Incaricato di un'inchiesta un po' particolare. Ci sono. Un'inchiesta? Beh, io non sono che un semplice capostazione, non ho niente da dire. Stavo facendo tutti partire avere un ruolo importante in questa storia. Ho immaginato. Io non so niente e non ho niente da rimproverarmi. Ma è che esatto, posso vincere un'energia. Perché alza le mani sto qua? Che succede? Sa per caso dove potrei trovare un arnese per ricaricare le molle della mia locomotiva? In questa stazione? No, di certo, lo saprei. Forse andando verso il muro. Scusi signorina, ma pensa di fermarsi qui a lungo? No, veramente non lo so. Uno o due giorni al massimo. Vede, devo ricaricare le molle della locomotiva per proseguire il viaggio. Se lei si ferma qui molto mi farà andare nei guai. Un treno si ferma e poi riparte, è la regola. E poi il suo aggeggio disturba la quiete degli uccelli. Potrebbe accompagnarmi fino a quel muro. In due faremo sicuramente prima a trovare quello che mi serve per ricaricare il treno. Mia cara signorina, il regolamento non transige. Non devo mai allontanarmi dalla stazione. Potrei mettermi nei guai con i signori dell'università. Cioè, ma scusa, voi costruite un orto botanico in una stazione ferroviaria? Sì. Cioè, proprio la cosa più rumorosa che potrebbe disturbare gli uccelli, la costruite lì? Cazzo, ma dovete essere proprio dei geni, dei luminari. Mi sono degli universitari. Avrei veramente bisogno del suo aiuto. Signorina, per qualsiasi informazione sono a sua disposizione. Come ci arrivo al muro? Per caso, il nome di Hans Vorarlberg le dice qualcosa? Sasaga! È vero, il vuol Maria! È il vuol Maria! Riprendiamoci il vuol Maria! Date i vostri cuori! Donate i vostri cuori! Guarda, fatto da... finito con Titan. Finisce il mese prossimo il manga. Per caso... Finisce il mese prossimo? Mi dispiace profondamente intralciare la sua stazione, ma il meccanismo a molla che fa avanzare la locomotiva è disteso. Ho visto una cosa, però la non so. La locomotiva molla. Non è se è vero o falsa. Cazzo, non puoi neanche. Scrivela su WhatsApp. È stato mio sogno. Ora sono di sicuro troppo vecchio. E poi aspetta, controllo. Qualcuno se ne deve occupare. Perché tanto, in ogni caso, me la sono spoilerato. Se è vero. Uccelli in una stazione. È sorprendente. Non è una semplice stazione, signorina.
Questi uccelli fanno parte della prestigiosa collezione ornitologica dell'Università di Barrockstadt. Nel corso degli anni questa voliera ha ospitato le specie più incredibili portate qui da ogni angolo della Terra. Quindi non sono un semplice capostazione. Devo sorvegliare questo piccolo mondo. Non è una faccenda da poco, alla mia parola. Le assicuro che le credo. Vede, la parte più faticosa è mantenere una sorta di armonia fra tutte le specie. Purtroppo un giorno un esploratore ha portato una coppia di cuculi della Merzona. Scrivimela comunque perché sono curioso di sapere qual è. Un'idea deplorevole, direi. Come tutti i cuculi, questo malefico volatile depone le uova nel nido delle altre specie, ma spinge fuori le altre uova che sono nel nido, in modo che solo il suo venga covato. Ah! Effettivamente è un uccello particolare, ma non può fare niente per impedirlo. La facoltà sì, è vero. Di una specie è vero. Bisognava lasciarla stare. Solo la nostra aquila meccanica. E non me l'aspettavo, che sarebbe successo così. Avete un automa qui. Una piccola meraviglia montata sulla taglia aerea. It's the bad ending. È capace di rastrellare le uova di quegli uccelli. Well, yes. Sfortunatamente sono But actually no. Funziona più. E io non riesco. Vedi il bello di Attack on Titan di Shinji è che perché? Non c'è bianco o nero, ma ci sono molte sfumature di grigio. Questa è una cosa molto bella del manga. Sono caduto da lassù e ho urtato malamente la schiena. In ogni caso, adesso mi vengono le vertigini anche solo può essere grigio quanto vuoi, ma in ogni caso quella cosa si chiama comunque bad ending. Lo dici solo perché tu sei fan dei MC. Ci saranno gravi problemi in futuro. Che preoccupazione. No, è letteralmente così che funziona. È venuta a Barrockstadt. Cioè, se succede quella cosa, è il finale brutto. Teoricamente Isayama... è cattivo. Teoricamente Isayama, da quel che so, aveva in mente un altro finale prima di questo. Chissà com'era. Magari il prossimo capitolo. Non credo. La cosa di quel capitolo era un sogno. Speriamo di no, sarebbe un po' troppo sarebbe un po' troppo brutto se fosse tutto un sogno. Cioè succede tutto quel bordello ed è un sogno. No, dico solo quella cosa. Ah, chi lo so. Comunque io non ho alcun contesto, ti ricordo, Non te lo darò il contesto, tranquillo. Nel senso, so che succede quella cosa, ma non so nient'altro. Ma come te la sei spoilerata, scusa? Instagram. Bastardi. Storie di gente. Senza mettere un cazzo di avviso. Capitolo cos'è uscito ieri? Oggi... l'altro ieri, tipo. Guten Tag, carina mademoiselle. O parli tedesco o parli francese, deciditi. Ci vuoi parlare? Tedese. Mi chiamo Kate Walker, sono avvocato e sono anche la responsabile di questo treno. Per me è una situazione del tutto nuova. Avvocato, non le va bene il tedese? Guadagnare molti soldi. Com'è? Molti, si fa non presto le va bene il molti, tedese? Non posso lamentarmi, c'è di peggio. No. Avvocati sempre chiedere molti soldi. Vabbè. Non ho nessuna voglia è di un problema a discutere. Siete di Barrockstadt? Niet. Allora siete come me, uccelli di passaggio. Io perché? Sono bloccata qui a causa del mio treno. Comunque, a quanto Mademoiselle pare... Mademoiselle, partire mit noi, no? La versione... Che cosa dice? Treno rotto, no fortuna Blue per Kaioken te. Del torneo del potere è molto più venduta della versione Ultra Istinto incompleta. Sì. Coddo, il PC sta scoppiando. Ho un piccolo problema con il mio treno. OBS come? Sono stronzo io che oggi ho voluto provarla a mettere a 60 fps. Ho voluto fare lo sborone. Chiuse, no, il gioco non è a 60 fps. Sì che è 60. Lo dice qua? Aperte, quasi. Di rimorchiare il mio treno? Perché no? Ma di nero vor das Werk. No, possibile. Mio marito dice noi aiutare te se tu dai non soldi. Ha molto senso con un gioco del genere a 60 fps. 50. Vuole $150. Cosa $150? Io non li ho. No soldi, no chiatta. È la mortacci tua. $75.
No, 125. 100, ultima no, offerta. No, $100, non un soldo di più. Corretto. Tu averecchiata per 100. Ok, va bene. Perfetto, non muovetevi da lì, torno subito con i soldi. E dove cazzo li reperiamo $100, mo? Ne avrete visti di paesi. Conoscete gli Crei? Noi non capire. Sto cercando uno strano tipo che dovrebbe vivere in Siberia. Figuratevi in Siberia. Sicuramente voi ci siete già stati. Lei vuole accompagnare un Siberi? Siberia? No, troppo freddo. Chiata non rompere ghiacci. Spero che il mio treno non sia troppo pesante per la vostra chiatta. Ist okay. Motor chiatta primera class. Mio marito dire corretto, motore potente. Eppure la distanza che ci separa dal caricatreno non è molta. Aspetta un momento, ma lui ha detto 50. Cioè va scammato sta qua. Ah no no no, non è possibile. Maledetta stronza. Sì. Siete scesi a fare un giro della stazione. È davvero straordinaria, sapete, con tutti quei... Vabbè, 50 a testa allora abbiamo fatto. Cioè loro è... marito e moglie. Noi non no, muore. No, si prende mio tutto lei. Male di terra. E comunque non è molto onesto approfittarsi della mia situazione. Per solidarietà, mio marito mal di terra. Piacere gratuitamente. Gefallen, gefallen, non riempie stomach. Ya money stomach fill. Sì. Soldi riempiono lo stomaco. Soldi per vivere, $100 no caro, no tanto per signore importante come te. Ma cosa ne sapete? Una signora importante come me. Uff. Me ne vado, non vorrei disturbarvi oltre. Ma vaffanculo. Allora, allora tu devi deciderti, o parli tedesco, o parli francese, o parli russo. Inglese. Perché da Svidania sono abbastanza... Perché da Svidania sono sicuro che sia russo. Sì. Questo lo so, grazie a... Cos'è che era? Non da Svidania, è do Svidania. Da Svidania, vabbè, quello che sia. Com'è che si... Cazzo, c'era un cartone che mi ricordo che era ambientato in Russia. Era il seguito di Anastasia, quella... Cazzo, com'è che si chiamava? Bal... Cazzo, non me lo ricordo! Cos'era un... Che era il so... Un sorcio era il protagonista. Cosa? Merda, aspetta. Sì! Aspetta, forse era un pipistrello. Aspetta. Allora, io sto cercando... Che sto posto? Bracobaldo, insomma. No, non Bracobaldo. Merda, ma lo cerco, aspetta. Come cazzo si chiama? Boh, io sto cercando... Io sto partendo da Anastasia. Comunque, sì, mi sembra che era un pipistrello. Pipistrello bianco. Mm-hmm. Cosa? Un pipistrello bianco? Sì. Forse era Bartok. Possibile, aspetta. Bartok. Sì, era Bartok, sì. Madonna, che ricordi. Oddio, mi stanno salendo i ricordi in una maniera incredibile. Era della Fox. Adesso è Disney. Oddio, che cosa, che ricordi che mi stanno salendo, mamma mia. Dicevo, era della Fox, quindi adesso è della Disney. O almeno Anastasia, dico. Madonna, mi stanno salendo tanti di quei ricordi, uff. Hai più o meno presente le canzoni? Mi ricordo un po' quella di Baba Yaga. No, di quelle cantate dalla ragazza. No, Anastasia no, non me lo... l'avrò visto una sola volta in tutta la mia vita, Anastasia. Vabbè, in ogni caso... Neck aveva letteralmente tributato la canzone. Minchia. Nel senso che aveva composto una canzone utilizzando la stessa identica musica. Non a distanza di qualche anno, giusto per non farsi sgamare. L'anno dopo. Leggero. E l'ha fatto anche con un altro paio di canzoni. Tra cui Still Waiting the 741.
Comunque il corrispettivo di il marchio non si muove in questo gioco è questo aggeggio è bloccato. Ci sono molti. Ognuno ha la sua nemesi. Ma ci sono molti congegni che non si muovono in Dark Souls. Molti sono bloccati finché non prendi la strada giusta. Che succede? Cosa vincente? Ah, stai dicendo a Fabio. Sì. L'hai persa perché sei uscito dalla stanza. C'è un bel po' di gente. Io l'ho fatta. E invece no. Buongiorno. Salve bambola, tutto bene? Begli occhi davvero, e sei anche ben carrozzata. Questo è sessismo. Detto da Claudio Moneta, poi. Oddio, è Barney! È Barney, praticamente! Io ci devo montare Barney sopra. Senti, ragazzino, torna a giocare con le macchinine e lasciami perdere. È bellissimo! Buongiorno. Riparlaci un attimo. Tutto bene? Begli occhi davvero e sei anche ben carrozzata. Bellissimo, io mi sto immaginando Barney Stinson in questo momento. È bellissimo. Andiamo, non parlarci sopra però. Non gliel'ho chiesto, grazie. Ok, senti. Ok, mi ammutolisco, goditelo. Buongiorno. Salve bambola, tutto bene? Begli occhi davvero e sei anche ben carrozzata. Ma perché mi ha preso? Che caratterino la bambina, mi piace. Andiamo, accetto di offrirti un caffè. Non gliel'ho chiesto, grazie. Non fare la timida, muori dalla voglia. Senti ragazzino, torna a giocare. Sembra con le macchinine e lasciami perdere. No, è chiaramente Barney Stinson. Sì, ma Lupin è un gentiluomo. Somiglia molto anche a Lupin. Lupin è più gentiluomo. Ma Lupin è arrapato. Vabbè, anche Barney è arrapato, sono tutti arrapati. È diverso. Lupin salta letteralmente addosso alle donne senza permesso. Non sta scherzando. Lo so, esatto. Lo ben so, lo conosco anche il personaggio di Lupin. C'è Lupin due manga del manga. C'è due manga di Lupin. C'è due manga del manga. C'è due manga di Lupin qui e fa la stessa cosa in due capitoli diversi, dello stesso volume. You found the time to... Mi scusi. Signore, mi scusi. Mi scusi. Sì, cosa c'è? Non sono sordo. Mi spiace molto disturbarla mentre lavora. Quel giovane mammut primigenius ha appena 40.000 anni. Non è fantastico, signorina? Sti cazzi. Ma sì, se lo dice lei. Se lo dico io cosa? Non lo so. Giuro che a me quella è sempre sembrato più Lupin. Lei che... non lo sa. Cosa posso fare quello per di Lupin lei, che è Claudio Moneta? No, si sente che è Claudio Moneta. A dirle la verità, io non so molto dei mammut e non sono qui per studiare. In effetti sono avvocato. Nessuno è perfetto. Eppure lo studio del Pleistocene è appassionante. Del che? Pleistocene? Non lo metto in dubbio, ma temo che al momento questa missione assorba tutto il mio tempo. Magari un'altra volta. È quello che dicono tutti. Insomma, nel caso in cui mi presento, Cornelius Pons, professore onorario e professore incaricato dell'Università di Barrockstadt. Ho anche l'onore di essere il direttore della facoltà di zoopaleontologia dell'università. Kate Walker, molto lieta. Non era mia intenzione fermarmi qui, ma devo ammetterlo, è un edificio davvero imponente. Così tanto sapere, così tanta conoscenza, cultura, intelligenza, materia grigia. Io che le parlo sono arrivato qui per fare i miei studi e non me ne sono più andato. A dire il vero, io sono qui perché i rettori di questa università mi hanno convocata. Oh, capisco. Probabilmente non ha compilato bene la domanda per l'iscrizione al corso. No, no, non sono qui per studiare. Ho avuto l'incarico di sistemare una faccenda di eredità e sono qui per trovare il presunto erede. E lei spera di trovarlo qui? Appunto, non lo so. A causa di un guasto il mio treno si è fermato entrando alla stazione di Barrockstadt. E allora, mia cara, approfitti di questa opportunità per assistere a una delle mie lezioni. Per esempio, lei sa che cosa sono i proboscidati? Quelli che erano la proboscide? Vede? Deve assolutamente rinfrescare le sue conoscenze.
Diciamo che siano mammiferi o comunque animali dotati di proboscide. Mi sento un po' sola e sperduta. Avrei davvero bisogno del suo aiuto. Ok, no, però una voce di una delle voci di Lupin. Una lezione sui mammut? Che l'ha fatto nel film La pietra della saggezza. Mi scusi, ho bisogno di concentrarmi. È Hans. Per dire la verità, sto cercando il signor Hans Vorarlberg. È l'unico erede di una fabbrica singolare. Non ho ancora sentito Hans. Deve negoziarne l'acquisizione. Il signor Vorarlberg ora dovrebbe vivere in Siberia. Escire dentro dalla stanza. Dovrò proseguire il mio viaggio verso est. Ah, la Siberia. La Siberia. Beh, come ha detto? Detto cosa? Il nome che ha appena citato. La persona che lei sta cercando. Che abbiamo scritto ieri? Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Lo conosce? Hans Vorarlberg. Ah, come dimenticarlo? Così sorprendente, così pieno di inventiva, così... È stata la nostra comune passione per i mammut ad avvicinarci. Diversamente lo confesso, mai e poi mai mi sarei interessata quel ritardato mentale. No, mi dissocio, porca madonna. Minchia, mi dissocio. Non lo posso dire. Un'autorizzazione eccezionale. Visto ma di qualcos'altro, ok che è il 2002, però Dio, non andare a dirlo così. Il suo porca madonna. Quello che cerco io. Pezzo di merda. Anzi, quella lì dei titoli di studio. Preoccuparsi per titoli di studio. Si figuri. Non capisco a cosa ti stai riferendo. Ha definito Hans una persona con scarse capacità cognitive. Cioè un R? Solo attraverso le esatto. O un H? È un RM l'ha definito. Che in gran parte sono state molto apprezzate dall'università. Ah. Le poche volte in cui scambiavamo qualche frase. Minchia, non si può dire online. Del suo bizzarro interesse per i mammut. No. E anche a proposito di quella bambola. Quella famosa bambola. Sai come... Una bambola, ha detto. Comunque, il commento. Aspetta che lo cerco. Un giorno Hans me l'ha descritta. Ha raggiunto o attivato vado a cercare dal suo cornac. Molti comunque, più like sembra che l'avesse di quanto pensai. I ruoli di Claudio Moneta sono talmente piccoli drammatiche. Il suo racconto in coso in Siberia che non lo lista neanche. Un grande peccato. Cioè? Per quanto ne so, solo gli Yukon. Ti posso dire che ho raggiunto i 344 mi piace. Confezionano delle figurine di mammut cavalcati da un cornac. Per loro non lo sono oggetti guardando. Sacri e raffigurano una delle loro leggende principali. Ma come quella bambola possa essere arrivata dal lontano nord siberiano in una grotta degli Alpi francesi? Mi piace. Oggi per me rimane ancora e 13 commenti. Può darsi che Hans Vorarlberg le abbia raccontato delle frottole. Lei dice che non sembrava godere di tutte le facoltà mentali. Uno mi fa relatable. No, è impossibile. Hans non avrebbe potuto inventarsi questa storia. Mi risponde, I did one time my parents didn't get mad. They just looked at me and walked away. Una chimera che tutti i paleontologi del mondo cercano di raggiungere. E come fa a saperlo? Ho paura di parlare con te perché se riprovi a dire quella cosa mi incazzo. Non ho mai visto una stazione tanto bella. È arrivata in demonio. Sì. Un altro con mi fa fax I was a regolarmente. Family cook e out è la conduttrice del treno. Assomma, le ragazze R34 sono sorprendenti. MP opened up plus some doujinshi. Mi scusi, ma dubito che questa storia sia facile da credere. O si può o non si può dire nemmeno questo. Condotta da un auto. Aspetta. Molto tempo fa ho conosciuto un uomo che sarebbe stato capace di progettare un treno come quello. Un altro mi fa aspetta che quello che mi ha fatto ridere. Per la musica sulla piazza grande. Glad my parents isn't cringe enough to ask for my Bowser history. Aspetta. Devo rubare il lavoro a Lenub. La sua al contest no, fisica. Sono a piedi, poi in penna con il trattore. Ma porca puttana. Ah sì, credo di capire. Perlomeno era il mio treno. Quella si cosa delle notizie assurde che stanno prendendo adesso da loro dai cose. Sebbene l'ornitologia non sia il mio settore di specializzazione, devo ammettere che l'università è molto orgogliosa della stazione. Minchia, è stata progettata ovviamente per raccogliere gli studenti, ma
tante per dare qualcuno nel Reddit dei collector di Dragon Ball è talmente pazzo da aver tracciato e comprato un numero originale di Shonen Jump, molto quello dove è apparso per la prima volta Goku Super Saiyan. Minchia. Ma che strano, non mi ricordo più che cosa aveva di particolare, solo che era un uccello strano. Un po' esagerato. Dov'è l'Amazon? Chissà quanto cazzo l'ha pagato. Considerando che è... molto, ragazza mia, ma sfortunatamente sono non posso 30 anni tutto. Fa. La specializzazione è la chiave del vero sapere. Vada a controllare nella nostra biblioteca. Molte grazie. Professore, è una questione un po' delicata. Ma quando sono partita non pensavo che avrei avuto bisogno di molti soldi. E invece succede che... in breve ho bisogno di soldi e mi chiedevo se lei potesse aiutarmi. Ragazza mia, l'avrei fatto con piacere, ma si figuri. Con quello che mi paga l'università, ho appena di che far fronte alle mie magre spese. Oh, non volevo metterla a disagio. Si ricordi che se mi riferisco al caso di Hans, la nostra università ha sempre saputo ricompensare dignitosamente chi metteva a disposizione i propri servizi. Ma questo dipende dalle decisioni dei nostri cari rettori. È bellissimo. Aspetta, però questa mi sa che è del 3. Almeno non mi ricordo. Non lo so. Mi pare che sia del 3. In ogni caso, devo andare. Io lo conto come canonico. La userò come arma definitiva. Niente affatto. Quando farai che Dark Souls 3, dici? Sì. Quando avrò un PC che non lo permetterà. Abbilo. È crashato di nuovo. Ho bisogno di cash. Inutile insistere. Abbia crashato di nuovo. Ah, ma non attira più gente. Sto pensando una cosa, ma è altamente bannabile. Scrivimela su WhatsApp. Al naso. Or dunque, quindi dobbiamo reperire $100 in qualche modo. Oh madonna, che succede? La Corte Suprema. Sì. Buongiorno. Oddio, non so se è implicito, però vabbè. A cosa dobbiamo l'onore della sua visita? Quello che ho scritto, dice. Sì. Breve, per favore. Non è il caso di disturbarsi a lungo. Quindi potrei dirlo o è meglio non rischiare? Nel dubbio. Il loro tempo è prezioso. Mi è stato riferito che volevate incontrare la responsabile del treno fermo in stazione. Posso sapere il motivo di questa convocazione? Siamo stupiti del fatto che il suo treno non riparta, signorina. È deplorevole. La madonna. In effetti il regolamento stabilisce che i treni sono fatti per arrivare e partire, non per stare fermi sui binari. Un treno deve fermarsi, poi partire. È la regola. È vero, miei cari colleghi. Ci troviamo di fronte a un comportamento che definirei aberrante. La questione è veramente allarmante. Da me non mi sta nemmeno... non mi dice è un treno a molle. Basterebbe ricaricare le molle. Sfortunatamente alla stazione non c'è niente che possa servirmi allo scopo. Un treno a molle? Ah, bizzarro. Divertente, sì. Praticamente una specie di giocattolo meccanico. Ci mette in imbarazzo, signorina. Ho buone speranze di trovare vicino al muro quello che mi serve per uscire da questo impiccio. Al muro? Al muro? Signorina, quel luogo non è raccomandabile. Soprattutto per una donna. E questo è sessismo. Mettiamo di buon grado il fatto che ogni giorno ci rallegriamo per l'esistenza di quella muraglia. Unicamente alla sua presenza dobbiamo la salvaguardia della nostra cara università e del nobile insegnamento che impartisce. Ci protegge dagli oltraggi e dalle aggressioni dell'ignoto. E dai giganti. E ci protegga da ciò che esiste al di là dei suoi bastioni, signorina. Mi creda. Non ho scelta. Questa devo cosa proseguire è fantastica. Il mio viaggio. Riteniamo questa decisione lodevole e in accordo con il nostro regolamento. Così il suo treno se ne ripartirà bel bello. Oh. Sì, e smetterà anche di disturbarci. Bene. Io mi sono presentata. Mi chiamo Kate Walker. Walker, ma non abbiamo già avuto una Walker. Laurea in etnologia settembre 53, se non sbaglio.
Bellissimo. Caro collega, ma se posso permettermi un Walker e non una. Si ricorda Bill Walker, sessione del giugno 68? Lo sfrontato si presentò in blue jeans agli esami orali a dispetto del regolamento interno che per quanto riguarda il tipo di abbigliamento richiesto... Oddio, che caga cazzo che sono sti qua. Scandalosa. Purtroppo abbiamo visto di peggio da allora. I giovani. Sì, 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 io la mia laurea me la farei in pigiama. La tradizione con i pantaloni. Really, bisogna rispettare la tradizione. Really just two batsmen kissing and I can't stop thinking about it. Il mio scopo non era quello di fermarmi qui. Sono le molle della locomotiva che si sono allentate, capite? No, veramente no. Lei non è una studentessa. Arriva un po' in ritardo, signorina. Le iscrizioni per questo trimestre sono già state chiuse. Ma in quanto rettori di questa università e quindi rappresentanti dell'autorità suprema, potremmo considerare la possibilità di fare un piccolo strappo al regolamento. No, no, sono avvocato. Vengo da New York. Ecco, più precisamente da Valadilen. Il mio cliente desidera acquistare una vecchia fabbrica di giocattoli meccanici, ma l'erede, che in realtà non è morto, si trova in qualche zona remota della Siberia. Devo fargli firmare un contratto di compravendita, capite? Veramente no. Ma certo che è una storia bizzarra. Una storia molto spiacevole. Sappia che qui si tengono ottimi corsi di diritto. Che cazzo? Oddio! Ma la gente che cosa c'ha in testa per arrivare a queste cose? È bellissimo. Lo so. Potreste aiutarmi a... Signorina, si renda conto che la sua insistenza sta diventando seccante. Noi non siamo continuamente a sua disposizione. Dobbiamo occuparci di molte altre richieste. Ah, sì? Le chiediamo quindi la cortesia di non disturbarci ogni momento. Ah, sì? Dovete fare un dovete fare il giudizio ad Eren Yeager? Per caso, non è che il nome di Hans Vorarlberg vi dice qualcosa? Ah, certamente uno degli elementi più pittoreschi e brillanti che abbia mai visto fermarsi alla nostra università, Hans Vorarlberg. Mi ricordo che una volta gli rivolsi la parola. Allora ero ancora studente. Lui mi lanciò uno sguardo lungo e pensieroso. Non c'era modo di fare una conversazione. Grazie, con lui, ma Amazon. Quel personaggio. Che succede? Fantasy Metal Giant Keystyle Sword Yellow Key to the City. Si accontentava di seguire le lezioni di alcuni corsi e fra l'altro indovina cos'è? Quelle di paleontologia. Aspetta, ma sto leggendo questa cosa. La sua morbosa passione per i mammut coincideva perfettamente con il suo cervello, diciamo, molto preistorico. Preistorico? Ma come osa? Un po' bizzarro, ecco tutto. Aveva delle folgorazioni che potevano essere comprese solo da chi non dava importanza alle apparenze. Esatto. Caro collega, che le sue conclusioni affrettate sono alquanto sconvenienti. Oh, uno che parla in modo decente. Sono perfettamente sensati. Insomma, quel ragazzo era un po' particolare. Oh, madonna. Se mio padre, allora rettore dell'università, non si fosse dimostrato tanto magnanimo. Ah, quindi siete raccomandati. Non sarebbe mai rimasto qui insieme a noi. E il chiosco per la musica? Secondo lei quella è opera di una mente poco lucida? Dopo tutti questi anni ne è ancora invidioso. Cari colleghi, su via, datevi un contegno, abbiamo visite. Cosa voleva dirci, signorina, a proposito di Hans Vorarlberg e della famiglia? No, no, lo sto cercando per sistemare una questione di successione. È ancora qui? Qui? All'università? Oh no, si figuri, se n'è andato molto tempo fa. Oh sì, molto tempo fa, l'anno della mia nomina a questa carica, quasi 50 anni fa. Di già! Quel povero diavolo se n'è andato quando sui mammut non c'era più niente da sapere. Ah, dopo la sua partenza l'università non è più stata la stessa. Questo bisogna ammetterlo. Certamente non ne sentì la mancanza. Quel tipo un po'... Quanto parlano, mamma mia. ...pura un estro completamente fuori luogo. Signori, signori, vi prego, manteniamo la calma e la ponderatezza richieste dalla nostra casa. Oh, che palle. Ok, dimmi, Miki. Allora... Fantasy Metal Giant Key Style Sword Yellow Key to the City. Pagato di Kingdom Hearts. La Kingdom Key. Ah, ok. Scusate. L'iscrizione magica di Amazon. Signorina, è dove la presenza provarla. Del suo treno e la sua impossibilità a muoversi ci distingue. Oh, che palle che siete! Sì. È decisamente una situazione incresciosa. La sua grande locomotiva è così ingombrante. Un treno deve fermarsi poi partire, è la regola.
Una stazione voliera è veramente un'idea originale. Ma molto inefficiente. È il foglio della nostra università. Vede, se una togli delle materie insegnate qui è la zoologia. Più in particolare la parte che curva. È uno studio da 2021. Parlare di nozioni libresche. L'osservazione pratica è inseparabile dai corsi teorici. D'altronde qui abbiamo specie molto rare portate da lontani paesi esotici, appositamente per la nostra università, da esploratori intrepidi. Cazzo, non c'ho quello FBI Open Up come sound alert. Oh, assolutamente sì. Un regalo che poi si è dimostrato invadente. Non è colpa mia. Potremmo definirlo un regalo fastidioso. E pensate che la situazione avrebbe potuto essere molto più inquietante. Sì, terribilmente problematica. Immagino, immagino lo stronzo che dovrà pulire tutte le cagate di uccello ogni giorno. Alcuni barcaioli hanno acconsentito comunque, a trainare Comunque, Sabaku è talmente chat. Non ho soldi per pagarli. Pensavo che forse voi avreste potuto aiutarmi. Sono un prestito. Sponsorizza Raid Shadow Legends. Però non è che ci fa potrei la sponsor così normale. Ci gioca. Ci fa un'intera live sopra. Attenda un attimo, signorina. Dobbiamo riunirci in conciliabolo. Sì, dobbiamo riunirci in conciliabolo. Questa decisione deve essere presa collegialmente. Non la metteremo troppo a disagio. Ci fa una live, un'intera live sopra. Aspetta un attimo. Magari qualcuno interessa. Perché no? Se può esserci d'aiuto a liberarci del treno. Sì, sì. È vero, è una buona idea. Però dico, nessun altro fa una cosa così grossa. Quando siete arrivati avrete certamente notato il bellissimo chiosco per la musica che troneggia nel cortile d'onore della nostra università. Un'opera automatica unica e incomparabile che purtroppo non funziona più. Oh, dobbiamo svelarle che conserviamo ricordi dolcissimi. Te la rischi ogni volta. Saremo disposti a ricompensarla finanziariamente. È che paura che respawnino. Devi uscire dal cerchio. Che cosa devo fare esattamente? Devi uscire dalla parte trasparente. Purtroppo, cara ragazza, in questa università il tempo e la ruggine hanno fermato un'enormità di cose e occuparsi degli automi non è certo compito nostro. Quindi dovrà sbrigarsela da sola. Se dei spawn, hai altri megaflare. Molti dispositivi funzionino secondo un procedimento meccanico molto complesso, le cui istruzioni purtroppo Ma pensando all'ingegnosa progettazione del suo treno, la meccanica per lei non deve avere segreti, non è vero? Signore. Contiamo sulla sua ingegnosità, signorina. Farò il possibile per mostrarmi degna della vostra fiducia. Mamma mia. Reiko ha mandato Gesù Cristo super figo di Belen. Di Betlemme. Parliamo. Ma è l'ora del tè. Già, diamine come va in fretta il tempo. La sua visita ci ha profondamente onorati, signorina. Vi ringrazio di cuore. Che logo roici, mamma mia. È perfetto. Allora dunque, quindi che cazzo dobbiamo fare? Dobbiamo sistemare sto parco della musica. Quindi dobbiamo sistemare il parco della musica di Cagliari. Cosa? Vedete che a Cagliari dobbiamo sistemare il parco della musica di Cagliari. Sì. Perché cos'ha? No, questo nel gioco, nel gioco. Ah. C'è un coso che si chiama parco della musica e quindi allora. Lei che dice? Posso disturbarla un minuto? Io l'ho visto in biblioteca. Una volta una mini clip. Okay, potrebbe essere un po' più gentile. E lei faccia silenzio, per favore. Siamo in un luogo dove si richiede silenzio e tranquillità. Dove mi scusi? Non so che serie fosse. Era... Ti avevo detto scappa e avevo fatto, avresti fatto bene, visto che hai preso HP. Università. Era una clip di non so quale serie sitcom dove c'erano dei... Si può dire ebrei? Certo che si può dire, né? Sì. Allora, cerchiamo di chiarire. Scappa dalla stanza! Dalla stanza invece di continuare. Per evitare confusione. Possiamo dire ovviamente le etnie, tutte le etnie del mondo. Mica, io farei caso a Twitch se non si potesse dire ebrei. Cazzo, che insti umanity. Oh,
Oh madonna, io ho paura. La carta bianca carta nera sarebbe cosa cavolo, oggi è successa una cosa incredibile. Twitch ha bannato il Cerbero podcast ebrei. Comunque è una immagine dove c'è per colpa delle femministe dentro una stanza. Non ho capito di cosa stessero parlando. E a un certo punto da una parte c'era uno che era girato di schiena verso di loro e c'era uno davanti però inginocchiato. Spero che abbiate in mente la scena. Lo te ripeti un po', scusa. Allora, c'erano dei ebrei che stavano entrando dentro una stanza, che non ho capito che stanza fosse. La stanza 80. Stavano parlando di... non ho capito di cosa. E alzano lo sguardo e ci sono uno in piedi, girato di spalle verso di loro, con apparentemente senza pantaloni e una giacca. E un altro o un'altra inginocchiato con esattamente quello che state pensando. Che palle. Sembra che gli stesse facendo un pompino. Mettiamola così. Ho capito. E qui parte e sento la solita risata da sitcom. Con gli ebrei fermi lì a osservare e nel mentre c'è quella scena, una sorta di misunderstanding. Però non so che sitcom fosse. Buongiorno. Shh, abbassi la voce. Scusi tanto, mi chiedevo se poteva aiutarmi. Non vede che sono molto occupato. Cosa cerca? Non credo che la riguardi. Se non le dispiace vorrei concentrarmi. Oh, ma sono tutti dei cagacazzi in questa università. Bastate un po' la cresta, signori. Il professor Pons ha detto. La prego, vada a studiare altrove. Buongiorno. Scusi, cosa c'è? Il professor... Crack. Buongiorno. Scusi tanto. Non vede che sono molto... Cosa cerca? Non credo che la riguardi. Se non le dispiace vorrei concentrarmi. Mi resta poco tempo prima... Professor Pons. Ponzio Pilato. E chi invia qualcosa in chat per allegrare un po'? Mi scusi, posso dire che potrebbe essere un po' più gentile. E lei faccia silenzio. Oggi abbiamo un po' di interazione. Siamo in un luogo dove si richiede silenzio e tranquillità. Dove ve la mando la clip? Su Discord o su WhatsApp? Ah. O ve la faccio vedere? No, non penso perché rischio qui. Rischio il ban davvero. Se me la mando tramite Twitch, tramite link. O ve la mando tramite link. Che poi come si manda tramite link? Cioè? Nella live come si manda tramite... Tipo i video di Cell che abbiamo fatto vedere l'altra volta? Ma deve essere corto, deve essere meno di un minuto. 10 secondi. Allora tu devi premere... 20. Punto esclamativo. Poi request.
Request, punto esclamativo request. Staccato il link del video. Punto esclamativo. Punto esclamativo request, staccato il link del video. Ok, Andre, preparati a cringiare, se funziona. Ok. Non è partito. Dovrebbe star per partire. Devi approvarlo tu, vero? Andre, ci senti? Non ho capito. Andre, aspetta, mi sa che sei mutato o ti sei mutato? Ma cazzo, avevo la stessa espressione della tipa. Non è quello che sembra, qui ci giuro. Non era niente di che. Io non ho capito niente. Non era niente. Giuro Twitch, non era niente. Allora, io non ho capito perché gli alert sono così bassi. Beh. Partita la pubblicità. Ta 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 ta. Ma dovevo rientrare con la... Ecco, prova a vedere se riesci a capire che serie è. No, non ho la più pallida idea. Io dico Friends, ma mi sembra troppo cringe. No, non è Friends. No, direi è Friends. Al massimo direi che mi sembrava Community. Anche se non ho mai visto Community no. Perché non c'è la risata? Community, a parte quello, Community è ambientato in un college, questo era un ufficio. Non dimmi che... No, non può essere The Office. No, è impossibile. No. Dio Madonna. Se fosse The Fluffo... Devo staccare un attimo Discord. Arriva. Ave Maria. Vuoi riavvivare la live? Com'è? Vuoi riavvivare la live? Avvivare la live? Vabbè, aspetta, cerca di non inviare video come quello di prima perché ho paura. Allora, non dovrebbe essere niente, però ho paura. Perché pensi che a volte su YouTube mettono roba bannabile. Comunque, tu prova, vediamo come va a finire. Io ho paura. Perché c'è di nuovo come ultimo sub Shuriken? Perché ho aperto Stream Labels. E Stream Labels ci ha salvato che è lui l'ultimo sub, ma in realtà non è così. Come ho fatto a dimenticarmi di sto meme? Vabbè, okay, Sabio, ti consiglio di seguire un po' la live perché almeno ti guadagni un po' di punti e puoi farmi fare qualche azione, puoi interagire anche tu. No, è che c'ho anche Dark Void. A meno che i moderatori non abbiano Dark Point. A meno che i moderatori non abbiano punti infiniti. Questa è una cosa che ma devo noi controllare. Non siamo ancora moderatori. E vi devo fare. Ok, questa te la mando tutta all'italiana circa. Quando vuoi.
Ma un problema. Mi cave di Sub-Siberia, però un macello perché. Sub-Siberia è un macello, sta cosa, però. Oh, ho guadagnato 10 cosi. Va. Mi ho guadagnato 10 dark points. Rimani 5 minuti. 5 minuti? Appena c'è. Sì. Minchia, 350 me ne sono arrivati adesso. 350, forse ti sono arrivati anche quelli della follow. Del follow. Sto mandando un altro link per avvisate a meno. E questo è l'ultimo, giuro. E poi rimettiti a giocare. Sì, sì, sì. Che è che aspetta? È un problema con Siberia perché facciamo così, lo metto a fine live perché mo si, perché mo è un casino, perché Siberia se lo chiudo si bugga tutto, devo chiudere, riaprire, quindi dopo fine live lo metto, giuro. Va bene, ringiurello, ricordatemelo anche voi. Beh, succede qui. Boh. Probabilmente potrei approvarlo anch'io se fossimo relatore, vero? Sì, però non mi ricordo com'è il comando. Teoricamente dovresti, però non mi ricordo qual è il comando. Perché teoricamente viene messo, dovrebbe essere messo in una coda. Sì, sì. È già in coda. So che cazzo, non mi ricordo il comando com'era. Era tipo... Forse era... Aspetta. Era punto esclamativo... Lei? No, non era punto esclamativo play. Non era punto esclamativo play. Forse era play video. Aspetta. Comunque i tuoi amici non entrano mai. No. No, non mi ricordo il comando, dopo lo devo cercare. Non so se puoi cercarmelo te, Michele. Scusa, l'hai fatto prima? No, ma sono uscito. Ho fatto le stream labels. Ah, ok, ok. Quindi che cazzo devo fare? Pronto? Allora, ha trovato il nostro erede? Ah, è lei, signor Marson. Buongiorno, sta bene? Starò bene quando questo affare sarà concluso e i documenti di vendita firmati. Dov'è lei? Sono a Barrockstadt. Barroccosa? Ma cosa ci fa là? È un'università fantastica. A quanto pare Hans Vorarlberg è stato qui anni fa. E allora, se non c'è più, è inutile che lei resti là, Kate. Lo so, ma ho buoni motivi per credere che questo Hans Vorarlberg sia ancora vivo. Per adesso ho bisogno di raccogliere ulteriori informazioni da alcune persone che lo hanno conosciuto. Boh, qui mi dà... Qual è la prossima tappa? Non mi dà comandi... Non lo so esattamente. Kate, lei non sa granché. Le chiedo solo un po' di tempo, signor Marson. Bene, mi tenga informato. Ah, oh, che dito in culo. Buongiorno. Salve. Non fa... Senti. Dicevo, mi raccomandi con lo slash invece che con
Punto esclamativo. Esatto. Servirebbe chiave. Non c'ho una chiave, mannaggia la miseria. Tu vorresti avere una chiave. Sora, dove sei? Watashi no kusta. Sono a Cerca di tornare il prima finita possibile. Anziché giocare a fare tu sai cosa. E a me dispiace che c'è Fabio che non capisca. Sto giocando a fare il dottore con Kairi. Sì, la mia era più incisiva. Sono scambiando quei panzerotti. Tutto bene? Sì. È uscito il video, Oscar, di Saidonia. I barcaioli accettano di rimorchiare il treno, però vogliono Pokémon. Essere pagati. Su questo treno ci sarà una piccola riserva di ovviamente denaro per dura eventuali spese di viaggio. No, non è stata prevista nessuna riserva. Tuttavia, Kate Walker deve notare che il comfort dei passeggeri altro è stato curato in leggende di Arcade, comprava un'ora e un quarto. E va bene, e mi devo arrangiare da solo. Remake Oscar. Di Perla e Diamante dura un'ora e un minuto. Ovviamente, come suo fare, ha unito in un parlando di Pokémon, ha unito Monster Hunter, Call of Duty e JoJo, come fa sempre. Non sto scherzando, non sto dicendo cavolate. Che cazzo devo fare? Giuro. Fate no, non sto ridendo per quello. Ma sono standardizzate le cose, Andre? O devi aggiungerli tu i comandi? No, allora, teoricamente questi qui dovrebbero essere standard. Ok. Allora voglio provare scusi, una cosa. I barcaioli dicono che con la loro chiatta possono fare avanzare un po' il treno. E il parcarolo va controcorrente. Non ci pensi neppure, signorina, ma che idea bizzarra. Dei soldi a una sconosciuta. No, non lo dà, allora non sono. Ho bisogno di soldi per far uscire il mio treno dalla sua stazione. Questo perché le arreca fastidio, disturba i suoi uccelli e deve... i suoi capi. Ascolti, signorina, io non sono che un povero funzionario. A ciascuno i suoi problemi. Benvenuto. Non so che devo fare. Da poco mi sono visto il video di... Aspetta. Sto facendo cose. Ho sbagliato. Allora, non dovrebbero essere attivi molti comandi perché li avevo disattivati. Mi sembra che avevo attivato solamente. Okay. Perché so che si possono magari fare scommesse, cose così. Ma io voglio colpire la persona. Non posso passare. Oddio, Madonna. Eccolo. Partecipa a una lotteria. Tipo quella mezza frutta della lotteria dei scontrini. Il barcarolo va controcorrente. Testando cose. Vedere se questo è attivo. No, non è attivo. Vorrei che ci attivati praticamente tutti. Vorrei che ci fosse Emily a darmi una mano.
Uccelli di merda, Kate, mamma mia, ti fai spaventare da degli uccelli. Perché? Allora, io ho capito. Non capisco se siano anche roba specifica di questo qua. O se siano tutte. O se siano di tutti i canali. Capito? Lascia stare, mi arrangerò io, troverò qualcosa io. Allora, ho questo libro da dare a qualcuno, pure boh. Ok. El barcaro lo va. Aspetta, ma io volendo lo posso prendere, aspetta. Aspetta. Ma il mammut lo posso riprendere. Dovrebbe essere apricoda. Tutto attaccato. Capito? Sì. Non me lo apre, forse in inglese. No. Tutto attaccato anche anche il coso. L'ho fatto. Punto esclamativo apri coda. No, anche il punto esclamativo attaccato apri coda. L'ho fatto. A me lo dà come se fosse staccato. Ti giuro che è attaccato. Perché va tipo a capo. Va a capo con apricoda. Cosa che non dovrebbe fare se è attaccato. Non è che è disattivato anche quello? No, devo ricontrollare. Comunque però lasciamo stare. El barcaro lo va controcorrente. In realtà sei tu. E il baccarolo va. E Raffaella canta a casa mia. Oh, posso pullare su Dark Road? Bene, io ho fatto 3 pull oggi. Minchia, posso fare 5 pull con le carte, con i biglietti? No, sono 10. Ah, stavo già spaventando. Sì. Costano 5 ticket. Però sono 10 biglietti. Che ti sono 10 le pull che fai. Ah, quindi posso fare perché ho 5 biglietti? Sì. Prima faccio il Jewel TL. Jewel. Ci vediamo cosa mi esce. Che livello sei? 32 o 33 mi sa. Che qua va a finire. Dovresti essere in grado di fare le 3 stelle. Qui va a finire che Fabio mi supera. Ho trovato Pietro. Quello era già scontato. Ma è troppo palloso Dark da giocare, man. Cioè. Ho trovato Pietro. Pathetic. Yes. Physic attack. Mi avete sentito? Sì, lo conosco. Professore, mi scusi. Non è com'è, buona? Professore, la posso disturbare di nuovo? No. Professore, le ho portato qualche cosa che dovrebbe interessarla. Adesso faccio il giro con le dica con cosa i bigliettini. Mammut roba più interessante. Sì, certamente. Cosa? E lei, da come ha... Per quale strano miracolo, lei... Oh mio Dio, posso stringerla fra le mani. Te la invio su Discord. Quindi esiste. Mi scusi, sono turbato. Vede, il vostro Hans e il mio erede Vorarlberg sono la stessa persona. È incredibile.
Dopo tutti questi anni, come posso ringraziarla, ragazza mia? Corro subito nel mio laboratorio. Devo studiarla con attenzione. Le rubo questo tesoro solo per un momento. Ok, perché mi serve proprio prendere il tempo. Cioè, il treno. Non si preoccupi, farò molta attenzione. Comunque, ritengo che sia di vitale importanza che oggi pomeriggio prepari una lezione la conferenza per i miei in cui allievi ho su questo annunciato... argomento. D'altra parte, se la storia di Hans Vorarlberg la interessa, il la partnership della popolazione tra... e i suoi misteriosi cavalieri non devono più avere segreti tra Disney per lei. E Square. Lei crede? Mm-hmm. Senza conteneva ombra, un filmato numero di telefono, così potrò di Goofy che si muoveva in modi lezione. Strani. Le renderò la bambola appena finito. Sì. Promesso. Probabilmente per mostrare un minimo di movimento. Comunque, mica hai visto le carte che mi sono uscite? Non ancora. Ah, cosa devo prendere? Ok, papà. Un cilindro. Interessante. Mushu. Monstro. Ok, hai preso praticamente tutte carte nuove. Già. Sculata! Sculata. Hai preso 8 carte nuove. Minchia. Vabbè, questa era la cosa del... Rubiamo un po' di cose dall'università, che tanto sti bastardi soldi non me li danno. Tra l'altro, sono di Halloween Town, non ce l'ho neanche io. Consume 10% of bonus gauge to unleash a powerful null element physic attack power plus 5. Poi c'è una seconda abilità che dice, aspetta che... Sub ability attack boost 2, exchange plus 2 for 10 seconds, stacking card does not increase value, can be applied more than once. Poco fa mi ha parlato di una lezione su un'antica popolazione siberiana. Yukal. Cosa mi consigli di mettere? A parte Yukal, cara ragazza. Attenzione a non confondermi con Yukal Strand dell'Asia centrale. Allora, metti il suo corso, senz'altro questa impazienza, l'arte di felicità. Fuoco. Ma non ho ancora finito con questa leggendaria monstro. Bandola, ma non tema, la chiamerò. A dopo. Oh, yeah. Che cosa ne penserebbe di rivedere Hans Vorarlberg? Dopotutto potrebbe venire con me e aiutarmi a cercarlo. Non ci pensi neanche. Sono livello 35. Sono veramente troppo vecchio per queste scappatelle. Allora, monstro. Il suo Hans Vorarlberg assomiglia a livello 35, di già, minchia. Mi racconti a me di Artless di fuoco. È stato un enigma. Poi parlava Yuffie. Poco, sembrava non afferrare esattamente il senso di quel che gli si è detto. Forte, però è forte quando è a livello alto Yuffie. Creazioni meccaniche. Okay. Non so com'è adesso. Devo ammetterlo che in gran parte sono state molto apprezzate. Power 20 dall'università. Le poche volte in cui sapevano qualche frase. Paperino. A proposito del suo bizzarro interesse no. per i mammut. Magic Resist plus one tested, ok. La arrivare Dark a Brit e qui non verde. Una stazione tanto bella. No. È arrivata in treno. Sì. Con una locomotiva meccanica la cui molla si distende regolarmente. Wizard. Quindi lei è la conduttrice del treno? Le ragazze moderne sono sorprendenti. No, è un automa che conduce. Okay. No. Quelle che hanno... Ah sì? La Affai Elemon. Come di... 25 dice qui. E qua penso di aver preso tutto. Idea. Le carte forti... sono quelle che di base hanno... sui 40 come minimo, anche 45-50. Tipo l'ultima carta che è uscita, che è Sora di Kingdom Hearts 3 sul trono, di base a 60. Minchia. E cosa? Halloween Sora che la metto? Non lo so, non lo conosco appunto, ti ho detto non ce l'ho. Allora,
Consume 10% of the bonus gadget to unleash a powerful non-element basic attack. Power plus 5. 38. Mm. E penso che sia la carta più forte che ho. Buono, mettila, sì. Mostro è 27, mi fa. Eh sì, è buono anche il mostro. Però mi sa che devo togliere i Flying Cards Red, perché è 5. Sì, quelle fanno schifo. E mi sa che mi tocca mettere Yuffie. Yuffie! Che fa... Minni e Trilli ce li hai? C'ho Minni blu e Trilli verde. Sì, quelle ti servono. Merlino ce l'hai invece? Dovrebbe essere blu. Buongiorno. Non, cosa? Non credo. La loro. Caterina. Sono crashato. Sei crashato andata. Sono crashato in Discord. Ah. Ma proprio per una. Ti sento lontano, Miki. Sta crashando Miki, mi sa. Ok. Ah, ok, se stessi crashando. Okay. Aia. Allora, dicevo. C'ho Abu rosso. No. Merlino ce l'hai, ti ho detto. No, no, Merlino non l'ho sentito, ma comunque non ce l'ho. Cos'è che faceva Merlino? Quella... Mm? Cos'è che faceva Merlino? Cura. Che lui curava? Che ne sono? Mm? Anche lui curava. Sì, è un'altra carta di cura. L'ho scoperto da poco. Ma anche Yuffie mi sa che la devo mettere, perché almeno dà un po' di potenza. Mm-hmm. E Mushu che fa Fire Element Magic Attack. Allora ti dico, puoi provare a fare qualcosa a 3 stelle. Mm-hmm. Mi sa. Cura il poison. Fills a bonus gauge. No. Cos'è quello che cura il poison? Alice. È inutile. Poi c'è Kairi. Fills the bonus gauge. Comunque Pitti a quel punto, nel punto in cui sono, mi sa che potrebbe essere utile. Cos'è che fa? Fa 30 di danno e a Powerful Fire Element Physic Attack. Mm. Io c'ho un Bandit che fa 5. Un Shadow. Shadow che fa 2. Poi vabbè, mia Kick Art ce l'ha 50, questa è forte. Poi Playing Card Green, c'ho anche Dark Side. Non è che mi abbia tante, mi sa che devo cambiare un po' il deck. Hans, devo darti una triste notizia. Nostro padre è morto. Cambi, cambi. Durante il sonno, in pace, domenica scorsa. Allora, al posto metto Pity al posto dell'Artless. Il babbo non è più stato che lungo. Non è Pity comunque. La sua presenza mi dava conforto. No, è che qui c'è scritto Pete. Mi sosteneva. Occuparsi della casa, la pronuncia è quella. Gestire i dipendenti, la clientela. Pity è Pete. Facevo tutto al suo posto. Ah. Con la Y. Oggi non so più perché che cosa batte. Che vabbè, l'Artless, il cuore di fuoco lo lascio, i denti te lo lascio. Artless, Artless, awaits you. E mi aggrappo all'idea che tu ritornerai presto, fratellino mio caro. Puoi già fare cosa fa? E quel giorno ad attenderti ci sarà una fabbrica degna del tuo ingegno. E basta. Mi cura di te, ti voglio bene, Anna. Faccio... No, Jafar è molto... Allora, Jafar... è particolarino. Il problema è che è una quantità fissa. Se dipendesse dal tuo livello e da quanto e dalle tue statistiche, inutile caricare. Già far sarebbe una carta bellissima, ma è 50 e basta. Sta valigia servirà qualcosa prima o poi. Ma toglie 50 HP al nemico e li mette a te. Che è una cagata. Ah. Cioè, al mio livello è una cosa completamente inutile.
Il mio livello, se fosse 200-300, potrebbe essere una cosa decente. Non sarebbe molto, comunque, però almeno sarebbe decente. Che livello sei? 59. 59. Arrivo a 60. E se arrivo relativamente prima, forse gli faccio un giro, ma mi sa che chiudo. No, continua ancora un po'. Tanto sono le 11. Sono le 11 e 5. È presto. Continua un po', almeno fino alle 11 e mezza. Che livello siete? 59. Dai, va bene. Tanto poi per fare l'arena basta che si riempie di Seeker Mine, la disintegra. Sì, sì, ma non è quello il punto. Il punto è che non è ancora arrivato a 9099, mi sa. 9999, mi sa. E vabbuo. Quando me lo dice? Quando ho scritto start o quando esco dalla partita? Quando esci dalla partita. Oh. Fuck. Ah, oh, fuck. I can't believe you've done this. Ah. Oh. Inutile. Ah, devo fare qualcosa con questa roba alchimica. Io pensavo stessi per dire alcolica. Anche alcolica. Na 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 na. Proviamo a cantare qualche opening o ending di anime. Come? Proviamo a cantare qualche opening e ending di anime. Ma no, potrei, potremmo essere bannato. Ah, no, è perché praticamente muore, non ci sono problemi. La 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 da ri ra pa ra pi ri ri pa pa ra pa ri ra ti ri ri ra tu ru ri ra tu ti ri. Mi sa che se nella notte 86 ha avuto un'evoluzione. Sì? Nanatsu. Nanatsu 86 ha avuto una bella evoluzione di storia. Che punto sei arrivato, Spa? Allora, dell'anime sono arrivato che sta per apparire una sorta di demone centauro con quattro braccia e una fiamma in testa. Che cosa desideri? Però l'episodio non me lo ricordo. Hai capito? Sì. Cazzo, avevo visto... Non ne ho bisogno per adesso. Cazzo, che te fa? È uscito l'opening delle film di Evangelion. Non l'ho ancora vista.
Minchia. Aspetta, ma è uscito oggi in Giappone? Ieri? È uscito l'8 marzo, è uscito ieri. Oh cazzo. Allora mi tocca, come dire, schivare molti spoiler. Merda. Se non è che tu ne vuoi già vedere in giapponese. No, lo voglio vedere in italiano. Lo farò aspettare un po', ma lo voglio vedere in italiano. Ma è Dynight che lo doppia? Non mi ricordo, mi pare di sì. Aspettiamo qualche mese, se non è che stanno lavorando altre cose, ce l'abbiamo subito. Ma penso che lo... Guarda, dietro, secondo me per l'estate potremmo anche vederlo. Per? Per l'estate potremmo anche vederlo. Se tutto va bene. Se tutto va bene. Un'alternativa, boh, non so dove potrebbero metterlo. Forse su Netflix. Io dubito su un Vid. No, su Vid no, lo metteranno su Netflix probabilmente. Spero con l'adattamento giusto. Ah, vabbè, sono lo stesso degli altri film, non credo ci saranno problemi a riguardo. Non con il doppiaggio, con le... No, no, ho capito quello che intendi, non ci dovrebbe essere problemi con l'adattamento. L'importante è che arrivi. Anzi, se è possibile, forse possiamo fare anche la reaction in live. Questo sarebbe bello, se nel caso non uscisse al cinema. Mi sono spaventato! Porco... Che è successo? Fanculo! Mamma mia. Mi sono ricordato di una cosa che nessuno mi ha ancora spiegato. Ovvero? In Kingdom Hearts... Sì? C'è una sorta di cavaliere... Cosa cacchio è stato? Quando ci sei? Sì, ci sono, dica. In Kingdom Hearts... C'è una cosa che non hanno ancora spiegato. Da quel che ho visto. Sì? John Cena! Maledetto stronzo. Scusa, cosa hai detto, fa? No, aspetta, voglio... Miki, stai ridendo per lo spavento che ha preso Andrea? Sì, maledetto. Michele è infame, per te solo lame. Non mettere gli alert se... Poi devi reagire così. Ma che cazzo, ma non mi aspettavo fosse così potente. Quello Epic Sax Guy non era così potente. Cioè, io non ho messo Epic cose... Epic Sax Guy non è così potente di base. Cioè, io non ho messo jumpscare apposta per metterlo come donazione da 6,66€ perché la mia vita vale troppo. Buongiorno. Scusi, non vedo. Stavo cosa dicendo non prima quando c'è una cosa che non hanno ancora spiegato da me in Kingdom Hearts. Cosa? Che cacchio era quell'angelo nero? Angelo nero? Nelo, non nero. Nelo. Nelo? Nelo di Devil May Cry? Sì. Esattamente, no. Siamo lì. Angelo Nelo. Non ho capito. Dove Xehanort fa quella lunga discesa delle scale, arriva dentro. Se ci... Vada bene, riguardati la scena. Riguardati bene la scena. Riguardati bene la scena, Fabio. Penso di aver capito chi è, però. Però non so di chi scusate, dei due. Signori, se vi disturbo ancora una volta. Guarda, c'era il colore, si vedeva il colore. Un piccolo era blu. E neanche sì. Volete davvero che io faccia funzionare di nuovo il vostro chiosco? Ora non avresti un compito meno complicato da svolgere? Un attimo. A me non sembra che lei sia nella salve per chi sta entrando. Difficile. Proseguire e perseverare. Salve, benvenuti. Che la università stia io prima ho fatto prendere un infarto ad Andrea. La sua manutenzione fisica. Anche voi.
Al momento è l'unica cosa da riparare che valga un compenso. La scena è stata molto divertente. Parliamo, già. And his name is John C. Tra l'altro l'unica cosa che ha detto è John Cena. No, lo dice John Cena. Ah sì? Allora lo dice talmente basso rispetto all'altro che non l'ho sentito. Provo a rinviarlo perché sono curioso. Perché io ho sentito solo and his name is. Ah, ma non posso, le compenso esaurito. Ah, perché sei da PC, perché sei da telefono. Sì. Okay, devi chiudere e riaprire la live. Ok, sono arrivato a 60. Ora posso andare a comandare. No, ti avevo detto di rimanere ancora un po', dai. No, adesso vado a fare le cose. Ah, la cosa dell'arena? Sì, andare a comandare, okay, intendevo okay. Quello. Aspetta che però ti faccio fare le mine. Beh, non va. Che succede? Sì. Perché non va l'alert? Oi, sono il capo supremo di tutta questa baracca. Richiedo un John Cena. E non me lo dà, ma siete proprio bastardi. Allora. Maledetti. Vabbè. Non volete farmi prendere un infarto da me stesso a me stesso? Oi, non so che cazzo devo fare mo. Allora, devi mettere scudo esplosivo o ring esplosivo? Mm-hmm. A posto. Mentre poi dovrai altre. Fonderle. Non hai altre cose? No. Hai presente come sono le mine di scudo esplosivo? Sì, quelle una fila. Lo scudo Mind Shield dovrebbe essere quello che è una linea sola. Sì. Mm-hmm. Forse quello che avevi provato era con terra ed era quello ring esplosivo, quello a quadrato. Mind Square è quello quadrato, è quello a quello cerchio, quello circolare. Sì. Oh, adesso non mi viene. Adesso non ce l'ho presente. Basta che lo usi. Basta usarlo e lo capire. Ah. No, non capisco. Che devo fare? Quello che creerai è la stessa cosa, solo che si avvicina all'avversario. Oh. Esatto. Missili sono. È una mossa esclusiva di acqua questo. Sono adesso tutti i chakran. Altre mosse esclusive di acqua sono triplo fairaga. E la mitragliatrice. Sì. Esattamente, triplo bizzaga. Piu. E cosa desidera? I'm dead now. Poco fa mi ha parlato. You call, caro. Mi scusi. Questa impazienza. Oh, comunque sto marzo non è niente male. Devo andare. Come di? E cazzo, eh? Allora. È confermata che uscirà su su computer tutto Kingdom Hearts. O uno. Godzilla vs King Kong. La quinta stagione di My Hero Academia. Evangelion. Gogeta Super Saiyan 4 Falcon e The Winter Soldier. Ce n'è di roba. Effettivamente è un marzo bel piano. Eh sì. Ah, è stato, la data d'uscita è stata spostata al 31 marzo. Cosa? Proprio l'ultimo. Godzilla vs King Kong. Gorilla vs. Gigant Monk. Gorilla vs. Other Gorilla. Giganto Monk.
Anche a me l'ho da esaurita. Non so che... Sì. Lo shoplay è partito? Sì, sono io che non ero ancora entrato. Ah, ok, ok. Maledetti, non vogliono farmi cagare sotto. Ci penso io, te lo rimando io. Però non farlo quando non... No, quando sono concentrato e non me l'aspetto, sennò non c'è gusto. Che cazzo devo fare qui? Scusa un momento, ma sto pensando. Dicevo, è stato rimandato al 31 marzo. Sì, quello lo sapevo. Quindi l'ideale sarebbe vederlo proprio quel giorno. Se tutto va bene, spero che Yongolo aprano e se riusciamo a trovare i biglietti. Yongolo. O quel giorno cosa o il fai? Giovedì. No, il cinema dovrebbe aprire, se non c'è controindicazione, il 27. Non ancora? Oh. Non crearli ancora quelli. No. Bene, vado. Vadi. Se posso trovare i miei amici ancora? Dovresti potenziare prima ring esclusivo, ring e scudo esclusivo. Ma dove vado? Rimango sempre qui o vado in un altro mondo più dove ci sono più nemici o più forti? Allora, l'ideale sarebbero o Neverland. Andiamo a Neverland. Aspetta, però andiamo da Muguri? Ok. Porca madonna! Sono spaventato! Vabbè, almeno un po' di content, dai, sennò... Mortorio qui! And its name is John Cena! Niente parolacce. Ok. Aspetta, ho detto parolacce dopo che c'è stato quello John Cena. Hai detto un mezzo madonna. Vabbè, quella è una bestemmia, non conta. Oh, non lo so, non ci ho fatto più caso. Sinceramente non ci ho fatto caso. Siete riusciti poi a trovare i comandi? Quali comandi? I comandi per far partire il... Ah, il video, no. Quindi non devo dire per parlarci per quanto era, 10 minuti. 5 forse? No, 10. Quindi facciamo che parte. 10. Ok. Vai, facciamo anche 25, vai, facciamo un pochettino di più. Hai 35, hai 35, posso ridire parolacce. Comunque, combo. Cosa stai facendo, Fabio? No, più che altro ci ho sparato una bestia. Gli stavo tirando giù una madonna, non una parolaccia, quindi. Sì. Però, quando non vuoi bestemmiare, ripieghi sulle parolacce. E che allora io cerco di trattenermi dal bestemmiare, però se è qualcosa che mi prende troppo alla sprovvista mi scappa. Tipo in questo caso. Però deve essere minchia. Adesso mi è venuta in mente quelle scene tipo con Matteo HS che c'era la... And his name is John Cena. Però è bellissimo. Oppure quella là di Giorgia Meloni. No, non fare così, Fabio. Io sono Giorgia. Eh,
sì, quello che volevo fare io, sai cos'è? Farti maxare quello per poi comprare l'altro. Non ne mettendo gli altri ring esplosivo, scudo esplosivo, così ne prendevamo due. Anche di più di due, però. Quando fondi ring esplosivo e scudo esplosivo per fare l'altro comando, poi puoi comprare l'altro comando dello shop direttamente. Costa zero. Quanto era? 2300 mani, mi pare, ring esplosivo. Seeker Mine. Pa-pa-ra-pa. Per farlo più bello comunque. Io mi accodo, non dirò parolacce neanche io. Allora, teoricamente, come giustamente ci ha fatto notare Emily, teoricamente dovrebbe essere una cosa che riguarda tutti e tre. Teoricamente. Ma sei tu la faccia. Ci provo anch'io allora. Ma che intelligente che è stato! Hai visto? Chi è stato intelligente che è stato? Chi è stato intelligente? Allora, io ho messo i quattro dischi esplosivi davanti a un Essence e Essence ha fatto il giro largo e mi ha attaccato. Non mi aspettavo fosse così intelligente. Porca vacca, devo trovare... Devo trovare una boraccia, qualcosa. Bora, bora. Bora, borat. Milza, che bora. Comunque, secondo me, ti conviene partire con un emoticon. Ti conviene partire mettendo l'emoticon che puoi mettere adesso. Fare qualcosa, magari anche non di... non di grandissimo. Ho già mi sto già mettendo d'accordo sul fare la emoticon di Skeletor con quello che ha detto Reiko. Sì. Che ho visto, okay. Ho visto su Fever, comunque costa anche lì, quindi per il prezzo che mi hanno fatto per quell'emoticon secondo me ci sta. Il prezzo che gli ha fatto il tipo per quell'emoticon là. Sì, il prezzo che mi ha fatto per l'emoticon che voglio fare di Skeletor secondo me è accettabile. Poi cercherò di fare qualcosa di mio. E sai qual è il mio problema? È che non ho la tavoletta grafica. Avessi la tavoletta grafica l'avrei fatto io. Perché tanto potevo fare tracing e poi dargli uno stile più kawaii. Prendine due. Ho trovato le pop di tutto WandaVision. Sì, sta uscendo la Marvel Legend e la Hot Toys anche. Mamma bella, 10 minuti sembrano molto più lunghi con questa cosa. Per din 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 di. Qualcosa. Per din 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 dina. È morto Fabio Acipichia. Per Dinci Bacco. Poffar Bacco. È proprio esploso. Ti ricordi l'errore che ci dava? Sì. A quanto pare adesso l'ha identificato con problemi di connessione. Ah, ok. Con problemi di rete proprio. Non ho capito. È uno degli errori che ci aveva dato. Sicuro al 100%. Probabile. Comunque sono soddisfatto di come sta andando la connessione. È incredibile. Sta reggendo. Sarei quasi tentato di aumentare il bitrate. È incredibile, è un miracolo, porca vacca. Mi sentite adesso? Sì, lo so. Sì, sì. Bentornato tra noi. Non ero crashato. Come no?
E allora cosa è successo? Succede. Internet mi ha mandato a quel paese. Lo so. Ma non sono crashato da Discord. C'eri ancora, quindi? Sì, c'era ancora. Allora perché non hai parlato? Io stavo parlando, ma la connessione faceva così schifo che non... Non sentivo proprio niente. Comunque, mi sa che l'errore che ci ha dato... è quello che ci aveva dato anche qualche altra volta. Quando c'erano quei problemi. Ti ricordi? Capito. Quanto è la vita minata? Altri due. I due siano. Bene, adesso posso andare a bombardare. Impossibile partecipare allo share play. Forse c'è. Forse internet mi fa schifo, davvero. Sto pensando. No, penso che siano quei problemi di. Non si è rientrato nel party. Non era finito come doveva lo share play. Prova a rimandare. Allora, teoricamente con questa cosa che ho fatto sì. Per risolvere il problema di connessione, forse dovrebbe andare molto meglio anche lo share play da me. Però io come lo faccio vedere a voi? In teoria. Perché è una cosa che riguarda l'upload. Sì. Ma teoricamente dovrebbe andare meglio anche nell'altro senso, no? Perché il problema è la tua connessione. No, allora ti spiego. Lì il problema di segnale. Non so se è migliorato anche quello. Però per l'upload è migliorato veramente 10 volte tanto. Allora. Non so scherzando. 10 allora. Volte tanto è migliorata. E ho dovuto solamente cambiare una cosa. Adesso mi sembra che sto facendo tanto quelle pubblicità tipo. Aumenta il pene di 20 cm con questo semplice. In questo semplice modo. Però la verità, aumenta giuro. Aumenta il pene di 800 cm. Prova, Fabio. Io non ho capito che minchia devo fare. Niki, devo fare qualcosa al laboratorio. C'è qualcosa da prendere. Li ho presi, però non capisco dove devo usarli. Scusa, sono. Quale laboratorio? Non posso usarli nel laboratorio. Guarda, aspetta. Vedere cosa tu hai. Ho le pinze e questa polvere. No, mi sa che c'è qualcos'altro anche. Cattro, e dove? Hello? Sto pensando. Ah, ok, non ti ho sentito più, pensavo fossi crashato. No. C'è quella squadra che non cosa. Mannaggia la miseria, allora prova, Fabio. Vai in un punto di salvataggio, salva e riavvia la play. Allora, un'altra cosa che ho preso in questa stanza è la cosa per il Carillion, che però ho già ascoltato, ho già sistemato. Questo non posso prenderlo. Non ne ho più. Il mammut, no. Che devo fare qualcosa nel mentre che aspetto che sto qua inizi la lezione. Ma che cosa? Cosa? Tutto. Devi finire il gioco. Sto pensando. E qua probabilmente c'entrano qualcosa sti cazzoni degli studenti. Ah, finito, posso ridire parolacce. Tra l'altro giusto. Yeah. No, aspetta. Ho detto cazzone, forse lo farete quando è finito. L'ultra istinto. Se parlo sti qua non mi dicono niente, dici di stare zitto. Mi scusi, posso...
Allora, non mi ricordo se lì, oltre a quel libro che hai già, c'era qualcos'altro da prendere. Perché c'è quello studente che sulle scale, ma non so se serve qualcosa. Devi farlo cadere e fargli perdere la vita. Non immagini. Per un attimo pensavo fossi serio sul fatto che dovevo farlo cadere. Ho detto, oh, ok. Così avremmo messo anche omicidio nel curriculum di Kate. O tentato omicidio. Beh, almeno potrebbe difendersi da sola. Buongiorno. Scusi tanto. Non vede che sono... Cosa c'è? Non credo che la riguardi. Ah, il professor Pons ha detto. La prego, vada a studiare. Sto libro a che minchia mi serve? Cioè, me l'hanno fatto prendere, servirà pure a qualcosa. Non credo che mi dica solamente le informazioni su cosa fa questa cosa. No, dovrebbe darti le informazioni e basta. Mi dà informazioni su questa cosa, sulla Yangola, sulla Yangala. Sì, ma dovrebbe darti solo le informazioni. La maggior parte dei documenti sono così. Cioè, non ho capito che devo farci. Devo darla a qualcuno, ma a chi? Agli uccelli. Non me la fa fare agli uccelli. Quelli che bloccavano la scala. Ma non me li fa... Aspetta, ma contro... Ma l'avevo provato e non mi sembrava che andava. Fabio, ci sei? Sì, sto accendendo. Ah, ok, perché ti avevo già dato online. Sì, perché anima mia, nella casa tua. Boh, strano. Minchia, anche tu sei potente di trofei, Fabio. Sì. Livello 200. Io sono al 134, mi pare. Sì, ma non ho nemmeno caricato più la PlayStation 3. Come? Sono due platini lì, mi sa. Perché ho cambiato, perché ho preso la password. Lì, okay, anche lì non schiattavo. Vedi, non me le fa fare. Però sono abbastanza sicuro che questa cosa c'entra con gli uccelli. Questo ne sono abbastanza sicuro. Il punto è come cazzo la uso. Devo prenderla io? No. In testa. Non lo capisco, boh. Cazzo, sto dimenticando... Il commercial break però a me non è partito. Ma dovrebbe essere partito dall'altra parte. Sto dimenticando qualcosa che non va. Quale cazzo può essere? C'è qualcosa che sto sbagliando. C'è qualcosa che sto sbagliando. C'è qualcosa che sto sbagliando. Quale può essere? Mannaggia la miseria. C'è qualcosa che sto sbagliando. Caputtene. Ah, volete sentire una cosa su GTA Super Saiyan 4? Vai. La instant kill che ha in ci sono Mickey, senti questa. La instant kill di Gogeta può restare in fermo per 3-4 secondi buoni. Minchia. Comunque c'è arrivato, non ci sei ancora arrivato a 9999, vero? Non mi ha detto niente.
Allora no. No, no, no. Se non ti dice niente significa che non c'è. No, scusa, no, dovrebbe darlo quando compri il dio? Il diario? Non mi ricordo, forse sì. Bisogna che devi entrare nel diario Trinità, devi entrare. Sì, devi entrare. Sì. Sto sì, sbagliando sì. Qualcosa. Allora puoi fare il finale segreto. Ma faccio il finale segreto o faccio prima il coso? Ha già sistemato allora, tutti gli sticker? Segreto, sì. Ok, buono. Ma quello mi serviva soltanto l'affrontare il boss mi serviva soltanto per attaccare coso? Cosa? Pay Nations mi serviva a fare il torneo? No, il torneo ti serviva per i boss, perché ci sono due boss segreti nell'arena. Quello, posso sempre ritornare? Puoi sempre ritornare, sì. Ah, ok. Basta che carichi quel salvataggio. Eh beh, sì. Basta fare. Allora, al massimo. Contro Andre. Sì. Contro il boss, quello. Seeker Mind funziona? Contro il boss che affronti nel final episode a Radiant Garden? No. Cioè, ci sono circostanze in cui potrebbe funzionare, ma. No. Funziona magari più nella seconda fase, funziona. Quando sta fermo e ti fa quella mossa dal basso. Però secondo me gli conviene mettere un Thunder Surge, uno o due Thunder Surge almeno. Ne abbiamo quattro. Vabbè, due vanno benissimo. Poi altre magie efficaci. Il Prism Rain l'avete preso? Forse no. Allora male. Sono dei comandi. Prism Rain, cosa sarebbe? Uno shuttle. Fermo. Comando fermo, di tiro. Fermo. C'è qualcosa dietro. Che sto saltando. Che cosa? Comando di tiro, quello verde. Si trova a Deep Space. Dove? A Deep Space si trova. Allora abbiamo scoppia bolle, che è quello base, onda tonante, pioggia iris e zero assoluto. Forse pioggia iris. Parabolle di tutti i colori dell'arcobaleno. Forse pioggia iris, sì. Prova a metterlo. Caputtana, che devo fare? Ah! Che devo fare? Devi fare tutto. Il mio treno si è fermato. Ok, dovrebbe essere quello, sì. Lancia tipo dei colpi colorati di colori diversi. Sì, sì, quello è uno degli shotlock più potenti. Ok. Devo andare. È invincibility mentre lo usi, giusto? Sì. Sì. Porca puttana. Ah! Ancora lì. Sto saltando sto... Sicuramente c'è qualcosa che non riesco a capire che devo prendere. Non è qualcosa nella biblioteca. Chi? Quella che spia in people. Ah. Ci sei innamorato? Sì. Ci sia qualcosa qui? Dovresti potenziarti coso Prism Ray. Allora, teoricamente contro... Allora, non funziona nella prima fase perché non li schiva, ma nella seconda, quando fa quella mossa dal basso che rimane fermo, sì. Ok. Caputtana, che devo... Prism Ray io adesso, Che devo fare? Schiva anche quello? Sì. Allora è proprio stronzo. Sì, è stronzissimo la sua IA. Iha!
Il livello massimo è 6? Sì. Vai al cimitero dei Kibble. Vai al cimitero dei Kibble per farmarlo. Va fidati, benissimo, Neverland. Fidati, secondo me è meglio il cimitero dei Keyblade. I nemici sono stronzi al cimitero dei Keyblade. Ti metti mettiti Magnet Thunder e si viaggia. C'è vedi come si muove verso i nemici comunque, Sicker Mine. Zona minata. Sì. Fabio. Puta, c'è qualcosa che sto saltando qui. Me lo sento. Ti servirà molto per... Eccolo! Porco di... Porco di scobolo. Questa si frega le cose, cleptomane. No, no, chiudi. Sì, è rimasto troppo tempo senza prendere nessun bersaglio. A quel perché punto... non è facile? Basta che mi ribelli. Basta che mi ribelli. Io miro con lo stick destro, non con il sinistro. Perché lo stick destro mi va a fare questo. E mi dà fastidio, vedi? Mi dà fastidio. Sicuramente il professore saprà qualcosa su questi uccelli maledetti. Ci sono anche nel 3. Oh cavolo. Oh, è il tuo mixer, yeah. E cosa? Se dico Sauvignon Forestier de la Maison, le viene in mente niente? Ho diventato DJ. Vediamo. Sauvignon, Sauvignon. Come si chiama? Immagino che sia un arbusto tropicale, vero? Parliamo proprio della stessa cosa. Un arbusto molto raro dai frutti piccoli. In un libro sulla Maison ho letto che anche qui a Barockstadt esisterebbero alcune piante protette. Lei saprebbe dove? Dead Mouse. Delle piante di Sauvignon. Si chiama Dead Mouse. Qui? Lo vedi come funziona? Tu devi premere quello che è grande. Lo chiede al capostazione. E lui è il custode della serra della nostra università. Certamente sì, saprà darle maggiori informazioni. Oh, perfetto. La trama progredisce. Sei quasi. Devo andare. Come di... Oh, la trama progredisce, vai. Okay. Non ho voglia di leggere quella cosa su quegli uccelli bastardi. Bastardi. Questo troppo tempo, la trama deve andare avanti. Ma mi sa che serve per delle cose. Andiamo dal capostazione, va. Ok, fammi vedere quanti... Quanti cose di tuono hai. Blitz... Ti serve un altro blitzante. Poi altri comandi forti contro di lui non lo no, so. No, serve da mettere. Da mettere nei comandi. Ok. Boh, altri comandi non mi ricordo partire. Quali possono essere. Con l'episodio segreto. Allora, prima è l'episodio finale, poi c'è l'episodio segreto. Che l'episodio segreto è anche lunghino. Allora, l'episodio finale lo finisci in poco. L'episodio segreto, appena trovi il punto di salvataggio, ti conviene salvare e chiudere. Ok, l'episodio finale è solo boss. Due boss fight. Quindi faccio un salvataggio. Cioè due fasi di una boss fight. Quindi adesso salvo. Mi scusi se la... Cosa posso fare? Poi adesso mi scusi, dove potrei trovare delle piante di Sauvignon Forestier, per cortesia? Ma qui non ce n'è. Io non so neanche che cosa sia. Vada in Amazon se lo vuole. Strano, mi sorprende che qualcuno che non conosce questa pianta sappia che viene da un paese lontano e misterioso. Bene, sì, adesso faccio un altro salvataggio. Perù, Papua Asia, salvataggio separato. Zuppa e pan bagnato. La lascio, ho del lavoro.
Aspetti, non se ne vada. Diverso drop, se no ti perdi. Salvataggio completato. Puoi giocare l'ultimo episodio selezionando i dati di caricamento della stella titolo. Devi tornare alla stella del titolo e caricare quei dati. Ma minchia, è andato sto demente. Nella demenza simile. E mi confermate che non è tanto lungo? No, no. No, no, questo è davvero corto. È quello segreto che è più lungo. Preparati, Fabio. Preparati per molto, molto. Hai filmato? Che cosa? Questo? No, c'è anche una boss. Ah, ok. Bene, bisogno di un posto dove dormire per sempre. È andato quel vecchiaccio. Stai parlando di Xenoth? No. Quello è il custode della serra. Capostazione, quel cazzone lì. Dove sarà andato? Dove sarà andato? Dato che potevi anche te trasportarti meno vicino a un crepaccio, sai. Bene, eh? No. Non poteva. Cioè, se stanotisci io, se stanotisci io cavo. Preparati per il big reveal. Aspetta che alzo il volume che non sento niente. Forse mi tolgo le cuffie, raga. Tu cazzo è andato. Eccolo. Signore, scusi, eccolo. Avrei ancora bisogno del suo aiuto. Non vede che sono molto occupato? No. Boh, eppure lo sono, e anche tanto. Va bene, credo di potermi concedere un minuto. Yes! Ah. Sto cercando una specie di piccola bacca succosa. Dove posso trovarla? Nella stazione non c'è del Sauvignon, nemmeno Forestier. Non avevo quello ti piace, eh? In effetti è proprio un Sauvignon Forestier che sto cercando. Sauvignon, fragola, è bellissimo come sound effect. Non è zuppa e pan bagnato. Qui non c'è niente del genere. Eppure ho appena letto un trattato interessante in cui si afferma che queste uve rarissime sono coltivate proprio qui, all'interno della voliera della famosa Università di Barrockstadt. Si è tolto le cuffie. Oh, sei scritto in un libro. Ma i libri possono anche sbagliarsi, signorina cara. No, non cagare il cazzo, vecchio. Ho l'impressione che lei mi menta. Ma assolutamente no. Io non so dove si possa trovare quella dannatissima uva. Forza, chieda al professor Pons, il paleontologo. Ma è lei il capostazione, dovrebbe saperlo meglio di chiunque altro. Io non so niente di niente. Vado a parlare con il paleontologo.
Dai! Tutti questi uccelli non le ha vede? Non è stata un'idea. Avete un automa? Una piccola. Perché? Ma poveretto. Certo che le uova dei cuculi si accumula. Non la disturberò più. È venuta a barro. Signore. Non vedi? No. Ma sto nel non avevo. Oh. Ma è lei? Io non. Non la disturbo. È venuta. Che caga cazzo che sei! Aspetto la reazione di Fabio. Oh Cristo. Che succede? Terra di partenza diventato. Ah! Quel fottuto castello. Sì. E scusa, che ci faceva la stanza delle catene di Xemnas di lì dentro? Allora, la stanza dove Xemnas nel 2 è un'altra. Ah, però è molto simile. Esatto, fa coppia con quella, ma non è la stessa stanza. La stanza del questa... cosa? Quella di che cosa di Xemnas è quella del risveglio. Devo andare. Come questa è della quella dove è adesso cosa... Ventus e quella del sonno. Una roba del genere. Che cosa di per favore, lei sa dove sono le piante Perché lei pensa che qui l'ho letto. Ah, dovrebbe bene. Essere forte quel Kibrit. Sì, sì. A che modi? Bene, bene. Si è sbagliato. Ecco tutto. Non sono al corrente di niente. Si rivolga ai nostri rettori. Tutto sono loro. Va bene. Ho devo finito. Devi andare a Raiden Garden. Porco demonio. Ha molta magia. No, aspetta. Quello. Comunque Fabio puoi ringraziare Agua se esiste Castle Oblivion. I mortacci. Ma non è colpa sua se tutto è trasmutato in carte, per quello devi ringraziare Namine. Esatto. Fidati. Acqua posso perdonare a Namine, lascio perdere, picchio gli altri. Hai già picchiato Marluscia Fluscia. Perdona, che non lo voglio vedere. Ma no, povera Namine. È il tuo personaggio preferito. Appunto, però con lei è una sorta di sindrome di Stoccolma, te l'ho detto. Bene, infatti vabbè, ma è Marluscia che ti ha intrappolato nel castello. Soltanto che io riesco a comprendere i sentimenti perché era sola. Però mi una domanda. Sola. Dove cazzo sempre l'hanno pescato sta là? Scusate, signori, se vi disturbo ancora una volta, ma avrei un piccolo problema. Oh. Un piccolo problema, un piccolo problema. Tutti hanno un piccolo problema. Lo sai. Lo si tiene per sempre, no. Non si impedisce al mondo di continuare a girare. Namine. Oh, no. E neanche ai treni di avanzare. È la nobad di Kairi. Siete assolutamente sicuri che a Barokstadt... Namine è la nobad di Kairi. Perché ne ho appena parlato con il capostazione e il paleontologo e non mi hanno per niente convinto che non ce ne sia. Eppure non siamo costretti a essere categorici. Qui a Barokstadt non cresce nessuna pianta di Sauvignon. Come lei sa, signorina, il Sauvignon forestier d'Amerzon è un arbusto molto raro e per poter crescere ha bisogno di particolari condizioni. Sì, condizioni molto difficili da riunire tutte insieme, mi creda. Cosa? Difficili, ma non impossibili, per fortuna. Il giardino per questo è un vero miracolo. Il giardino? Quindi esiste un giardino a Barokstadt? Oh, se esistesse sarebbe un giardino piccolo, piccolo, nascosto dietro la stazione. Bah, sarebbe l'orgoglio del nostro capostazione. D'altronde se ne occuperebbe in modo ineccepibile. Tutto crescerebbe a meraviglia. Terra testa male. Sarebbe grazie alle sue qualità di giardiniere che riusciremmo a coltivarne. E noi ne saremmo felici, ma non bisognerebbe dimenticare l'impareggiabile ingegno del paleontologo. Che cosa c'entra il paleontologo in questa storia? Bella domanda. Senza di lui e del suo laboratorio, come crede che saremmo riusciti a distillare il nostro vino?
E che vino? Ah, minchia. Non è vero, miei cari confratelli? E che vino? È ronco. Sito e lenitivo per le lunghe ore di lavoro e per le gravi responsabilità. Ogni anno aspetteremo con sempre maggiore pazienza l'arrivo della nuova annata. Quindi, riassumendo quanto mi avete detto, qui a Barockstadt esiste del Sauvignon. È coltivato in un giardino dietro la stazione dal custode e poi trasformato in vino grazie ai procedimenti ideati dal paleontologo infine degustato con piacere da voi stessi. Ho capito bene la dinamica del vostro piccolo traffico, signore? Ah, ma qui sta facendo traffici illegali. Ho delle conclusioni un po' affrettate. Devi usare Blitzmate. No, non abbiamo mai detto questo. Sono proprio le nostre parole. Non ha capito. Ma noi facevamo delle ipotesi, sa, con dei se e dei forse. Se ve ne andate a fanculo, forse forse sarei più tranquillo. Deve tenere questo segreto per sé. Sì, le saremmo molto grati se volesse mantenere questo segreto per sé, capisce? È una piccola produzione locale che dà appena qualche bottiglia l'anno. Davvero, niente da poterne fare un'attività commerciale, altrimenti... Ah, quale agisci, che cazzo! Ad ogni modo, possiamo contare sulla sua discrezione? Certo, datemi $100 e ci siamo. Non desidero affatto immischiarmi nei vostri affari. $100 siamo a posto. Se avessi bisogno di Sauvignon, dovrei andare nel giardino, vero? Se ci fosse del Sauvignon... Ma bisogna... Sì, se tutto ciò fosse vero, è così che dovrebbe procedere. Che è diventato Baionetta? Se avessi bisogno di Sauvignon... Se ci fosse del Sauvignon, quello sarebbe il posto in cui potrebbe trovarlo. Ha avvocato una mano. Ma bisognerebbe che il capostazione le aprisse la porta. Sì. Parliamo... Già. La sua visita... Oh, che palle sto via vai! Mio Dio! È un via vai tra una cosa e l'altro. Uno più stronzo dell'altro. Regina. Boom, 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 bonk, 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 bonk. Allora figliolo, ti ho già detto che è zona minata. Finché non lo batti la prima volta, non ti serve. Come ti sembra la musica? Fa relativamente figa. Però sono troppo occupato per ma porca puttana! Ma si è curato! E sei sicuro? Davanti ai miei occhi! Minchia, ci metti un casino ad atterrare, signore, cazzo! No? Mi apri sta cazzo di porta e no! Vorrei vedere te atterrare. Niente affatto! Da quelle altezze. Non hai visto il suo Sauvignon? La smetta di mentirmi su tutto. Sì, il suo piccolo traffico di contrabbando con i rettori e il laboratorio del professor Fox. Ed è sempre la stessa. Bella roba. Traffico, contrabbando. È sempre la stessa, indipendentemente da quale altezza scada. Un piccolo raccolto per consumo personale. Ecco appunto. Vi dovreste vergognare. Avete pensato quindi se alla tu cadi da 8 metri università, cadi alla stessa velocità che tu cadi da 20 centimetri. Non abbiamo mica fatto male a nessuno. Non è un crimine. Mi apra la porta del giardino, per piacere. Certamente, certamente. Oh! Di nuovo. Dio, finalmente. Ma quando ti curi tu? No. No. Non è tu sai chi. Aprimi sta cazzo di cosa, va. Vabbè, gliel'avevo già detto forse. Il nome di quell'altro. Non mi pare. Oh, grazie. Cosa, quello che si cura se ti curi tu. E si è di vanitas. E volevo dire, ecco, non sono un bugiardo. Ma perché non gli ha chiesto i soldi per mantenere il segreto? Mamma mia. Poteva chiederle, poteva dirgli, ok, datemi $100 o vi denuncio. E avremmo già finito. Non si preoccupi. E vabbè. Poteva chiedere, poteva dirgli, datemi $1,000,000 oppure vi denuncio. Mm.
fondi che avete per quest'anno. Oh, nuove zone da esplorare. Sto cazzo di cannone, stammi lontano assolutamente. Lo sai che con terra lo puoi fare anche tu? Sì, ma non l'ho sbloccato. Non mi ricordo come si sbloccava. L'arena. L'arena. Ah, ultima canna si sbloccava all'arena. Con l'arena a livello 20. Oh. Ok, mo. Ore moga. Ma non ha la mano di Nero a terra. Pensa che io ho dovuto sbloccare tutto. Con tutti e tre. Per il platino. Anche se c'è uno zampino di Andrea in nei gelati. Ok, seconda forma? Sì. Oh no. Questo può essere colpito da Seeker Mine. Meno male. Però solo quando ti fa la mossa in cui è fermo. Ah, fagli fare se riesce la mossa dove va con terra. Che fa la mossa combinata con terra. Cioè? Praticamente quando lui ti viene addosso, quando il Guardian ti viene addosso, più o meno nell'ultima fase, quando gli manca pochissima vita, se tu ti fai prendere e riesci a premere abbastanza velocemente X, ti liberi e vai nella mente di terra e puoi fare un reaction command e attacchi con coso. Io non la sapevo questa cosa. Non te l'avevo detta? No. Sono dimenticato, chiedo bene. Ecco adesso, sono in realtà. Oh, cioli di merda, via! It. Una suplex city mi ha fatto. Oh! Sotto stronzo è che ti metti. Maledetti. Tra. Maledetti pennuti! Non dimenticarti di Blitzmanante. No. Tra l'altro anche Invincibility. Minchia quanto che è sta roba? Sta roba è il vino che faccio io. Non era l'attacco che volevo fare, ma va bene lo stesso. Va bene lo stegosauro. Bravissimo, bravissimo. Lui, l'Italia. Lui. Ma c'hai paura, Paura. Mi sa che è quella la cosa che diceva Andrea. Ecco. Devi liberarti veloce. Quando ti fa quella cosa, quando ti prende alle spalle, devi premere X veloce. Non ce l'hai fatta. Hai visto che lì c'è la terra? Sì. Devi avvicinarti più velocemente e avresti attaccato insieme praticamente. Ok, ora. Ok, mo che c'ho l'uovo, avvicinati, cosa devo fare? Avvicinati a terra. Ok. Hai premuto quadrato? No. Ecco. Ma nessuno mi ha detto di premere il quadrato. Lo schermo te l'ha detto, era bello grosso. Io stavo attaccando come un nemico. Signorina? Signorina? No. Mi scusi? No, stai della distruzione. No, ti ha detto Andrea subito che era un comando di reazione. Il comando di reazione non lo fai con lo stesso dell'attacco. Dovevi farti prendere. Perché l'audio è così basso? Sono molto commosso. Mi sa molte grazie. Che hanno fatto. Va bene. Hanno fatto qualche errore sulla doppiaggio, mi sa. Era bassissimo il volume. Mi scusi se la. Non la disturbo. È venuto. Dov'è? Beh, polvere di Yangala.
uovo di cuculo e bottiglia di vino. Direi che possiamo farci un party. Facciamo un coca party. Yeah. No, mi dissocio ovviamente. Coca-Cola party. Coca-Cola party, esatto. Anche questo infatti c'ha Yanga la cola, giustamente Coca-Cola. Che vino. Comando reazione. L'hai itato col comando reazione. Non è che magari questi stronzi vogliono il vino. È ronco, eh. È buono. Fabio la... No. Yay! Yay! Fabio l'ha yeyato col comando reazione. Ha vinto? Sì. E spero che facesse quello. Purtroppo a livello 1 non fa un cazzo quella mossa. No? Proprio se voglio fare la finisher con quello devo mandarlo proprio a un HP preciso. Sì. Minchia. Qua, no, non un HP preciso, però quasi, non gli fa moltissimo. Anche... Anche Fabio ce l'aveva praticamente così, eh. Comunque, è ora di chiudere. Sì, direi di sì. Secondo, voglio vedere l'ultima cosa e andiamo. Mm-hmm. Ok, finalmente ho preso questa cazzo di cosa, varco demonio. Hai finito? Che cosa desidera? No. Dicevo lo scienziato, dottore, cosa? No. Torno subito. Forse devo dare l'uovo di cu... cazzo, mi sono dimenticato, vabbè. Scusa. Lo si tiene per sé e non si impedisce al mondo di continuare. E neanche. Potrei lasciare il treno in stazione per un giorno. Non se ne parla neppure. Un treno. Svolga il piccolo servizio su cui ci siamo accordati. Un accordo e un. Potreste aiutarmi a. Signori. No, le. Volete davvero che. Parliamo già. Dios mio. Ah, l'orecchio. Allora, mi sa che dovevo dare l'uovo di cuculo a quel cretino del custode, mi sa che palle! E se dovessi dare il custode all'uovo di cuculo? Ok, provo a vedere se posso, devo dare l'uovo a quel demente e chiudiamo. Mi scusi. Cioè, forse in biblioteca mi sa che ho finito. Aspetta, ci sono! Ci sono! Oh,
A Soul, for a Soul. Ma prendi l'uovo d'oro, ma che ti costa? Ma dallo... No. No. No, don't think che I will. Fare le cose belle. Beh. Salute. Grazie. E poi l'uovo d'oro probabilmente vale più, direi che vale di più di $100. E vabbè, oh, sti gran cazzo, avevo una missione da compiere. No. Devi compiere nel modo corretto. Bene, e mo? Che succede? Ah, aspetta, forse mi si apre quella cosa. Epic sax guy. Ma l'hai fatto partire? Fabio? Sì? L'hai fatto partire il telepilote? No? Questo è tutto ancora... l'episodio finale? Ok. Beh, Acqua appena incontrato Darkseid. Beh, Mock ha fatto suonare... cosa? Che succede? Non è solo Darkseid, è Giovanni Darkseid. Aspetta, no, forse ho sbagliato. Aspetta, ci sono delle scale lì. No, due Darkseid. Tre, quattro. Aspetta. Immaginate tutti dietro e Acqua in un divano. No, my love. Io stavo pensando in modo più carina, però. Uno su, uno dietro, uno su, uno davanti e uno di lato. No. Con la mano sinistra. No. Più bello così. Momo che ho fatto suonare i violini. Cos'è la campanella? Comunque preparati emotivamente, Fabio, per la prossima parte che viene. Emotivamente devastante, però è bella. Emotivamente devastella. Pastella. Trota, 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 trota. Jojo Mastrotta. Cosa? No, una canzone. Ah, ma aspetta, era questo che dovevo sistemare. Quindi se vado a parlare con i rettori mi dovrebbero dare i soldi. I rettori ti daranno ben 0 euro. E li denuncio. Io li denunzio. Dai, brutti minchioni, ho sistemato la vostra musica. Dai, oh, so, scila riddi, muove riddi. Scusate, signori, se vi disturbo ancora un piccolo problema. Lo si tiene per sé. E neanche... Potrei lasciare il treno in... No, svol, un accordo? Come no? Potreste aiutare... Signor... No, le chiedo... Signori, sono riuscita a liberare il chiosco per la musica della vostra università. Il chiosco funziona di nuovo. È bellissimo, è meraviglioso. Le siamo molto riconoscenti, davvero. Scanciate il cash. Conserveremo un ricordo molto favorevole del suo passaggio, ne sia certa. Se volete lasciare i soldi a me, potete tranquillamente trovare il link per donare sulla mia pagina
Sì, abbiamo un page, grazie. Possiamo concederglieli, signorina. Oh! Ora è in grado di ripartire con il suo treno. Sgancia? Paghe? Sgancia? Ma i monetini mi hanno dato 100 euro. Quando riparte? Sì, ora bisogna sgomberare in fretta il nostro treno dalla nostra. Ma mi hanno dato 100 euro in moneta, mi sa. Faccio appello ancora una volta alla vostra generosità. Avrei bisogno darle dei soldi nel gioco. Ma non avete per caso bisogno? Non possiamo fare più niente. Dobbiamo e neppure la nostra filantropia. A qua ha detto c'è un modo poi. Ah, ma è partita la canzone sul gioco. Come? Altri soldi? No, aspetta, non mi dire che quei cazzoni chiedono altri soldi. Rami is red, Remy is blue, Felix is gay and so are you. Felix is cute. No. Questa cosa è bellissima. Cosa? Allora la mando. No, prendete il vostro centone. Maledetti. Prenda, ecco il denaro. Ho verificato, ci sono tutti. Oh. Figlia? Oh, grazie. Finalmente, non difficile avere dollari. Tu essere vera donna d'affari. E sono in buona compagnia. Noi contenti fare affari con te. Ora tu aprire chiuse, se no noi non potere aiutare te. Come mai non è riuscito ad aprirle? Non deve essere complicato. Ma vorvat pensano iesto, die kleine madame. Noi traid, ma alles non compriendo. Don capute, andere bordel, zeva zvar. Complicato meccanico un vermant, nine in nine. Mio marito quindi, dice quindi, spiegazioni complicate. Non capire in modo uso. Mio marito molto arrabbiato, molto adirato, molto. Ora cosa? Telefono caput rotto. C'è uno questa sì che non ci voleva. Ma allora che cosa pensate di fare? Aspettare no. Tecnico. Non ho tempo di aspettare. Vado a vedere. Ci sarà sicuramente un modo per sbloccare l'apertura. Oh, porco di. Chiave, barcaiolo, ho sempre bisogno di chiave per chiuse. Che poi mi devo richiamare perché non è Bachi. Quello lì che intendo è un altro ancora. È capelli rossi. Meno male che non è caduto in acqua. Grazie. Intendi Bastion Man. Io giro on, ma qualcosa del genere. Ha i capelli rossi ed è un bestione. Mi sa che è un rivale di Bachi. È il Super Saiyan God. Perfetto, signori. Chiudiamo qui. Ok. Hai visto la cosa, Andre? Just a second, non controllo. Anche quest'altro che ho appena mandato. Ah, pensavo su Discord. L'ho mandato su WhatsApp. Mm-hmm. Perché non so cosa posso mandare visto che c'è Emily. Che sta qua? Kimochi, chi cazzo è?
Non è un personaggio specifico, è un tipo di suo, è una parola. Kimochi. Ah. Esatto. Comunque, chiudiamo qui la live.